Io sono Graziella, intanto posso parlare. Sono Graziella, faccio parte dell'associazione Corpo di Luce con mio marito Marcello. Abbiamo una scuola di naturopatia da 4 anni, di cui siamo molto contenti, ma la cosa più importante è che questa associazione di cui facciamo parte è un'associazione che si occupa di divulgare tutto ciò che è aderente al benessere, tutto ciò che può aiutare le persone a ritrovare il proprio benessere e il proprio equilibrio, nel senso olistico della parola, ossia un benessere fisico, emozionale, psichico, energetico. Quindi per noi la persona è vista a 360 gradi e non separata nelle sue parti. Quindi uno dei compiti dell'associazione, oltre che promuovere dei corsi appunto sia per una crescita personale sia appunto per chi vuole invece intraprendere un percorso e diventare poi, voglio dire, qualcuno che si occuperà del benessere degli altri. Prego, adesso lo dimettiamo. Qui c'è, sì? Una sedia. Una sedia, prego. Complimenti. Grazie. E quindi per noi è molto importante far conoscere alle persone tanti strumenti che possono aiutare ognuno di noi a ritrovare il benessere. E ci riteniamo da sempre anche dei ricercatori, no? Quindi tutto ciò che fa star bene noi, siccome siamo degli ossi duri, no? Tutto ciò che fa star bene noi sicuramente riuscirà a far star bene molte persone. E in questi anni abbiamo incontrato veramente tante persone straordinarie che ci hanno passato dei mezzi, degli strumenti meravigliosi per il nostro benessere. E in questo passaggio abbiamo incontrato anche Marco, che, di cui non vi anticipo niente perché per me è difficile spiegare quello che fa, ma quello che fa è grandissimo. Noi da settembre portiamo i suoi occhiali, che hanno cambiato veramente la nostra struttura fisica, ci hanno portato a fare dei cambiamenti meravigliosi nel nostro corpo, e di cui lui vi parlerà. E quindi abbiamo chiesto a Marco di venire a fare questa conferenza perché un mezzo così straordinario non poteva rimanere nascosto, no? Ossia limitato a Milano, e chiaramente Milano già offre molto e la Liguria ha bisogno di aprirsi e trovare invece tante cose, no? E quindi ci interessava che lui venisse a venire questa sera a questa conferenza. È stato gentilissimo, ha accettato subito il nostro invito, e quindi ora noi lasciamo spazio a lui, perché più di lui non può sperare meglio di me sicuramente è quello che fa. Intanto grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie a Graziella e Marcella e all'associazione Corpo di Luce di avermi dato l'opportunità di venire qui a chiacchierare con voi e a presentarvi queste mie idee. Ulteriormente grazie per avermi sradicato da Milano per qualche ora, per avermi dato la possibilità di ossigenarmi e il panorama di qua, visto stasera, mi ha un pochino destabilizzato. Bene, stasera sono qui piacevolmente per parlarvi di qualcosa che ha a che fare con la visione. Ora, la visione per tutti noi, per molti di noi, è un luogo comune in cui usiamo questo termine visione, vista e tanti altri termini per indicare più o meno la stessa cosa, cioè ci vediamo bene. Siamo tutti adulti, io penso che tutti abbiano almeno una volta passato un esame visivo, so solo magari per l'abilità alla patente o altro. Beh, questo è il luogo comune, vederci bene. Avete familiarità con una cosa di questo tipo, no? La tabella di Snellen, chiamata, dei 10 decimi. Tra l'altro, per cultura, questa è la tabella di un medico oculista, 1800 e rotti, guerra di secessione, per evitare che alcuni militari purtroppo prendessero sotto il fuoco amico, è stato inventato, è stato fatto un test, ma vediamo a chi diamo queste armi, se ci vedono bene. E questa si chiama la tabella di Snellen, dove la penultima riga è quella corrispondente ai 10 decimi. Quando noi vediamo 10 decimi siamo veramente tranquilli, anzi qualcuno ci tranquillizza dicendo ok, tutto a posto. È vero, tutto a posto, perché è un fattore che chiamiamo discriminante, no? Noi discriminiamo una forma piccola
e questa forma la associamo a un suono, a un significato. E quindi diciamo che una V, una A, eccetera, eccetera. Questa sorta di prestazione si chiama vista, acutezza visiva. La visione è un qualcosa che parte da questo tipo di performance e si allarga e va oltre, perché la visione ha a che fare con i processi che sono in atto, elaborativi, cognitivi, con l'esperienza passata e tutto il resto. Ecco perché incominciamo a usare e a smitizzare alcuni luoghi più comuni, ma non tanto usare una terminologia più appropriata, ma dei concetti più appropriati. Optoprism Method è il mio metodo di rieducazione visiva. Rieducazione, riabilitazione, eccetera, eccetera, di un sistema chiamato visopercettivo, cioè tutto quello che entra nel cervello attraverso il canale sensoriale principale, che è quella della vista, visione, quindi questi due recettori, chiaramente vanno al cervello in cui noi elaboriamo. Noi non guardiamo più, ma elaboriamo immagini, perché ogni immagine non è assente, ogni immagine ha un significato. Ogni immagine è condita dalla nostra esperienza e così via. Allora, siccome questa prestazione performance è all'interno di un pacchetto di funzioni visive, noi abbiamo diverse funzioni in tutto l'organismo, le funzioni, soprattutto quelle visive, noi non le abbiamo alla nascita, le acquisiamo dalla nascita in poi, compresa l'acutezza visiva. Infatti un bambino quando è molto piccolo non ha una buona acutezza visiva. E poi si consolidano entro un percorso che arriva più o meno intorno ai 7-9 anni. 7-9 anni, ricordiamoci questa data. Quindi quando noi chiediamo, oppure effettivamente ci meravigliamo che i nostri figli o comunque i bambini hanno delle prestazioni visive, non solo di visione nitida, ma sottoposti a prestazioni visive, elaborative e cognitive. Vi faccio un esempio banale, ve la butto lì perché poi lo approfondiremo. Un videogioco o altro è una grande prestazione visiva, perché non mette in gioco solo il vedere bene, punto. Mette in gioco tutta una serie di cose. E che spesso si fanno in un'età molto precoce, prima di questo consolidamento di questo pacchetto di funzioni. Allora, la serata di stasera è: abbiamo un pacchetto di funzioni che Madre Natura l'ha fatto. 25 funzioni, che non sono poche. Se ne ha fatte 25, probabilmente se non servissero ne avrebbe risparmiate parecchie. Ma se con tuttora coesistono, nonostante la nostra evoluzione, vuol dire che servono. Allora noi vogliamo capire se in quelle 25, una, due, più, di queste funzioni, se non sono ben armonizzate, non funzionano al meglio, e quindi creano una disfunzione, queste disfunzioni vanno a interferire su altri distretti fra loro collegati. Sì, perché Madre Natura li ha collegati. E quindi parliamo di un rapporto di armonizzazione tra gli occhi, quindi recettori occhi, recettori perché recepiscono e trasmettono informazione, non si ferma lì, il recettore dentale, quindi l'articolazione temporomandibolare, e il recettore posturale, quindi la base cervicale C1, C2, il controllore della postura generale. Se vi introduco questo argomento è perché è chiaro che alla base ci sono delle connessioni, ovviamente, no? E sono qui per poter così illustrarvele. Come ha detto, e ringrazio Graziella delle parole di premessa, che sono anche le mie, come noi abbiamo un approccio che è sempre, e grazie a Dio, sempre più olistico, dove parecchie idee, parecchie discipline, parecchi professionisti interagiscono e collaborano sempre di più seguendo un filone, un concetto proprio olistico del corpo in generale, della salute in generale, del benessere prima di tutto, perché il benessere è importante, sempre più importante, a prescindere e soprattutto se questo benessere avviene in modo naturale. È chiaro che un'eventuale interferenza delle funzioni visive, quindi un'interferenza della disfunzione, va a cambiare il benessere. E se noi abbiamo un approccio olistico, abbiamo un ritorno a un certo benessere con un deciso minor dispendio energetico. Questa è una semplice equazione che noi pienamente ce la vediamo così. Questo è il pacchetto delle funzioni visive. Madre Natura ci ha fornito di questo.
Percezione della luce. Quando si nasce si percepisce la luce, e anche alla luce, ovviamente non al buio. Consapevolezza del movimento. Gli occhi seguono l'oggetto in movimento. Il controllo della fissazione e attenzione. Buonasera, prego, grazie. Inseguimenti oculari fluidi nel tempo, senza movimento della testa, perché il bambino quando è piccolo non muove gli occhi ma muove la testa e ispezione. Teniamo conto che noi per milioni di volte al giorno muoviamo gli occhi per inseguimenti, per esplorazione, perché il movimento dello spazio, i movimenti oculari hanno a che fare non solo nella curiosità dello spazio e nell'inseguimento delle righe. Quanti di noi lavorano fuori in mare, in campagna, in montagna, e quanti sono chiusi a leggere, a studiare, in ufficio, a scuola, sempre più sotto la pressione della specializzazione, della cultura, eccetera, tutti quanti. Leggiamo, 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 scorriamo, facciamo dei movimenti oculari, di ispezioni molto ristretti, perché le aree sono quelle e gli ambienti sono questi. Io non ero una battuta quando ho detto grazie per avermi tirato fuori da Milano e avere chiaramente contestualizzato con questa meraviglia, anche se siamo al tramonto prima eccetera, di spazi aperti, perché il mare è uno spazio aperto. La città, lo spazio più lontano, è qualche palazzo a qualche forse centinaia di mezzi, di metri, quindi noi siamo costretti dagli ambienti dell'ufficio a avere questa chiusura percettiva. Secondo concetto da agganciare, da contestualizzare. Poi abbiamo tutta una serie ovviamente di funzioni: focalizzazione, coordinazione, consapevolezza periferica e ambientale, attenzione visiva, integrazione, e poi ad esempio delle abilità che proprio sviluppiamo più o meno in età che va dal gattonamento in poi, quindi la lateralità, la direzionalità e l'integrazione bilaterale, perché noi andiamo a integrare questi aspetti motori che ci aiutano per integrare questi due recettori, che devono sempre lavorare all'unisono, perché lui li vuole controllare. I problemi esistono, incominciano quando lui non riesce a controllare i due recettori, cioè che uno fa un movimento un po' diverso, quello che chiamiamo l'occhio pigro, e tante altre cose. Poi c'è memoria visiva e tante altre cose, ma soprattutto integrazioni viso-editiva, viso-verbale, viso-tattile e viso-motore, cioè tutte quelle integrazioni multisensoriali che il sistema visivo, sono integrate dal sistema visivo, se li trasporta, li integra, li compatta e ovviamente arricchiscono che cosa? L'esperienza e l'evoluzione. Questo è il pacchetto delle funzioni. L'acutezza visiva, cioè questa qua, l'ho messa in testa di 10 decimi. E quindi mi pare adesso di dire che non è abbastanza sufficiente quando noi leggiamo solamente 10 decimi a dire ok, tutto è a posto, go ahead, andiamo avanti. È un po' riduttivo, perché è chiaro che in un pacchetto del genere qualche disfunzione ci può essere, no? E che lavoro può fare quella disfunzione? Dove ci può portare? Allora, non si legge, ma vi dico soltanto che l'impegno visivo è una difficoltà spesso in attività cognitive, di lettura, di attenzione, eccetera, oppure l'integrazione delle informazioni può dare un'alterazione di che cosa? Di incollare tutte quelle informazioni che noi abbiamo centrali, che sono informazioni di, come adesso, voi avete un'attenzione su di me, centrale o sullo schermo. Gli aspetti periferici, che invece noi ne abbiamo molto bisogno e non li usiamo, e più lavori al chiuso facciamo, in ufficio, studiando, noi contestualizziamo l'aspetto periferico. Quindi la consapevolezza periferica, che ha un ruolo importantissimo in quello che andremo a dire. E così, siamo in chiusura, chiusura ambientale, chiusura di lavoro, ci concentriamo quasi sempre di più. Pensate a quelli che lavorano non so se qualcuno di voi lavora in open space, dove chiaramente, se noi tutti fossimo in un ambiente dove lavoriamo insieme, quanti telefonano, quanti parlano, quanti si muovono, uno deve mantenere anche la concentrazione, in che modo? In chiusura, no? Probabilmente qualcuno si mette anche con le mani così per evitare che la distrazione, chiaramente, dell'aspetto percettivo periferico mi possa chiaramente aiutare in una concentrazione. E questa è una chiusura anche di catena anteriore posturale, che poi porta ad un discorso comportamentale sempre di più. Rigidità scheletrica, alterazione dell'articolazione temporomandibolare. Ma poi io l'ho messa anche per ultima, ma non perché per ultima, ma è ovvio che poi tutte queste alterazioni possono portare a una difficoltà
di messa a fuoco, di nitidezza, miopia, astigmatismo, che invece spesso all'approccio classico è il primo passo, è il primo approccio, è la prima valutazione, dopodiché se quella va a posto naturalmente o attraverso un mezzo correttivo chiaro di intercontatto, finito. Il sistema visivo non è questo, quella è la vista. Questo è un giocatore professionista. Il tennis, come tanti sport, non è rimpallare la palla, la buttiamo dall'altra parte della rete, è respingere la palla al momento giusto per mandare da una parte e mettere in difficoltà l'avversario. La palla sta arrivando ad una velocità estrema. La palla è nello spazio, ed ecco l'aspetto di relazione spaziale e l'introduzione del sistema visuo-percettivo, cioè percepisce le informazioni che vengono dallo spazio. Come fa lui a giudicare il momento giusto di impattare la palla, dargli quella giusta spinta angolazione per respingerla, non solo ma per infilarla lì? La relazione con lo spazio che il sistema visivo offre con le coordinate spaziali, quindi non con l'esperienza solo, perché l'esperienza è costruita su quella, perché uno si può allenare a fare qualsiasi cosa, ma non tutti noi diventiamo campioni. Campioni o abilità diventano altre cose. Questo soggetto ha una iperconvergenza dell'occhio sinistro, ha un leggero strabismo dell'occhio sinistro, lo vedete, sta arrivando la palla. Lui ha bisogno di un effetto tridimensionale per apprezzare dove la palla nello spazio che viaggia a più di 100 km all'ora e rimpattarla. Ma come fa se ha uno strabismo e lo strabismo è una non correlazione, coniugazione, binocularità? Cioè lui fa fatica a gestire i due recettori insieme, perché uno non sta puntando nello stesso punto dell'altro. Quindi ha una visione più, meno tridimensionale, più bidimensionale. Sta compensando e aiutando la binocolarità creando un byte linguale perché aiuta a leggere meglio la percezione spaziale. Questo è vero, non è mica costruito. Eccolo qua. Quindi la localizzazione dello spazio, cioè giudicare nello spazio, ecco lo spazio è un aspetto vissuto, non è un aspetto esterno, un aspetto di corollario, un aspetto legato soltanto alla descrizione, alla fotografia, all'immagine o altro. Noi siamo nello spazio, immersi, noi viviamo, lo attraversiamo lo spazio. Questo lavoro che io sto continuamente facendo, che mi muovo, non per distrarvi o altro, perché mi piace chiaramente muovermi, sono tranquillo, sono disinvolto, sono in equilibrio, ma il mio cervello sta mantenendo la concentrazione su quello che devo fare, la concentrazione su di voi, ma non sta pensando a tenermi in equilibrio, nonostante che per molti l'equilibrio già da fermo è molto critico. Immaginatevi chiaramente il movimento. Questo si fa con la lettura di tutto ciò che è circostante, soprattutto una prestazione visiva. Ecco perché ho iniziato subito con questo. Quanto effettivamente i piani sono connessi al punto in cui noi possiamo migliorare un'integrazione, cioè gestisco i due recettori al meglio e leggo lo spazio, infilando la... perché lui ha scogitato questa cosa in modo straordinario. Questo escamotage, facendo un byte linguale. Allora, il mio percorso qual è? Fondamentalmente non sono un medico, vi cerco l'efficienza visiva all'interno delle disfunzioni visive e altre anomalie funzionali e motorie, che poi abbia una tradizione familiare che va oltre un secolo. Semplicemente vi dico questo, il metodo che oggi vi sto a raccontare, che vi porterò, e poi magari se abbiamo da far pratica su qualcuno di voi, perché tra l'altro l'immediatezza c'è, di come risultato. Io ho conseguito un paio di brevetti, diversi marchi, eccetera, mi sono occupato di ricerca, eccetera. Quello che vi sto per raccontare e quello che ho fatto nell'ambito mia cosa, queste mie idee sono dentro queste università, 4 italiane, 6 europee, 7 statunitensi. Mi sono dimenticato di mettere l'ultima da poco, coreana, sul coreano. Di me non vi dico nient'altro, a questo punto. Comunque, il metodo che ho ideato di rieducazione visopercettiva è una valutazione, quindi un protocollo di indagine ben specifico dove andiamo a intercettare le eventuali disfunzioni visive attraverso un dispositivo. Perché questa
Ridurre l'interferenza viso-percettiva, quindi l'interferenza viso-percettiva che cos'è? Cosa crea poi questa interferenza viso-percettiva? Un collasso, un mismatch, un conflitto tra lo spazio reale e lo spazio percepito, che non è congruo. Quindi uno che ha una disfunzione viso-percettiva legge lo spazio diverso da quello che è. È chiaro che si muove diversamente, che relaziona con le distanze diversamente, e lo spazio, mi raccomando, non è soltanto la distanza tra me e voi, l'ultimo giocatore di tempo, è anche lo spazio delle righe, l'incolonnamento, lo spazio entro il quale io prendo un oggetto, lo spazio in cui decido chiaramente di frenare a una certa distanza o calcolare una certa reazione, o magari alzare il piede in un gradino, o articolarmi facendo sport o danza o tante altre cose, è la quotidianità. Quindi una disfunzione visopercettiva è un'incongruenza tra quello che percepiamo, che non è la realtà, rispetto alla distanza, in ogni caso per la realtà. Il problema è che questa disfunzione attraverso la via trigeminale, proprio perché questi due recettori sono innervati da una serie di nervi cranici, e non pochi, da qui nascono i nuclei sensitivi dentali e il controllo su C1, C2. Quindi fondamentalmente il sistema visivo ha un'innervazione che controlla la TM e controlla C1, C2. Quindi se il sistema visivo decide di avere una disfunzione o di compensare con un ipertono muscolare, una contrazione, qualcosa, interferisce qua e qua. Il giocatore cosa faceva? Faceva il processo opposto. Aveva un'interferenza chiaramente il sistema visivo, perché? Perché non andavano d'accordo, ma aveva la necessità di avere una visione immediatamente stereoscopica, decidere dove è la palla nel momento che e ha capito che se rimandava su che cosa? Una migliore coordinazione attraverso un bike, quelli lavoravano meglio, gli aveva chiaramente più supporto, ne leggeva meglio lo spazio. Quindi sono collegati, e sono collegati notevolmente. Allora, il riprogrammatore, quindi questi occhiali che vi ha accennato Graziella, che non sono occhiali da vista, hanno la sembianza dell'occhiale perché vanno messi davanti al sistema visivo, ovviamente, no? Si parla di visione, lo metti davanti al sistema visivo, lo metti sulle orecchie. E qui è sintetizzato da questo disegno che ho fatto realizzare, no? È un occhiale che ha un contenuto di una lente particolare, da me ideata, ovviamente con delle caratteristiche tecniche, che media attraverso una nuova elaborazione visiva indotta, quindi qui simuliamo la luce che naturalmente entra negli occhi e quindi la luce forma un'immagine e l'immagine ha un significato che noi elaboriamo. Questa è la quotidianità, questo non avviene al buio, dove al buio nulla è espresso, nulla è visto e nulla è elaborato. Avviene un'elaborazione dall'elaboratore principale attraverso il quale, armonizzando, perché la tendenza è di armonizzare questi rapporti che ci sono tra occhi, denti e postura, noi abbiamo una reazione, tra virgolette, un'espressione che si induce attraverso i vari piani, attraverso la catena grosso-podalica, cioè lingua podalica, perché c'è un'innervazione in comune, quindi la natura non ci ha fatto così, arriva fino ai piedi. Quindi noi possiamo cambiare l'assetto posturale totale lavorando sulla disfunzione, lavorando senza toccare nessuno, senza manipolare, senza ingurgitare. Ma perché la filosofia di questo metodo è essenziale: ridestrutturare la disfunzione visiva. Noi prendiamo la disfunzione visiva, la riconosciamo attraverso il protocollo, la destrutturiamo, cioè non è che la massacriamo, però la destrutturiamo perché si è contratta o perché ha creato del... la riprogrammiamo in una funzione visiva. Questo è l'effetto sensoriale. E la salviamo, facciamo un backup salvando tutti i dati. Questo avviene in poco, pochissimo, pochissimo. Lo so che detta così è abbastanza, voglio dire, è grossa, però vediamo. L'applicazione non conosce età. Io ho applicato questi ovviamente quando necessita, non è che li applichi così, non sono un venditore, quando c'è disfunzione. In età dai 2 anni in poi, quanti bambini ho visto che non hanno gattonato, bambini che non hanno evoluto certe performance, ma soprattutto, come mi sta capitando sempre di più, ma non perché sia di moda, ma perché me li inviano, bambini che le disfunzioni visive alterano intorno ai 2 anni e mezzo,
altro con la relazione con lo spazio. Quindi i bambini che giampano sono piuttosto goffi, e in questo ambiente sbatterebbero su tutti i vetri, perché non riconoscerebbero, ma non perché non lo vedono, non riconoscono la distanza di mezzi trasparenti, e quindi sbatterebbero ovunque. Una relazione spaziale falsata, goffi, inciampano, eccetera. Ma soprattutto questa forte disfunzione visiva blocca che cosa? Blocca l'evoluzione chiaramente dell'aspetto verbale. Parlano poco, non parlano niente, tranne di do alcuni versi. Io ho visto e ho filmato, e ve li posso far vedere, ai bambini che nel giro di un mese da quando abbiamo iniziato a destrutturare hanno cominciato a parlare. Testimonianze delle mamme, testimonianze di tante altre cose e via. E di queste ce ne posso, di casistiche opposte, da 0, da 2 a 96 anni parkinsoniani, ti posso dire un sacco di cose. Perché la cosa importante è questa: abbiamo un pacchetto di 25 funzioni che non sono indifferenti, che ci permettono di elaborare costantemente informazioni. Quando noi studiamo e leggiamo, noi non leggiamo e basta, noi leggiamo un romanzo ha sempre un significato. Noi studiamo perché traiamo attraverso i meccanismi della lettura, di inseguimento, di riconoscimento delle lettere che formano parole, che formano concetti, dei significati, e siamo sottoposti costantemente a questo. L'elaborazione dei significati sta nelle parole, sta nei concetti che noi dobbiamo leggere attraverso il meccanismo visivo, ma elaborare. E l'elaborazione porta ad una muscolotensione, che adesso vedremo. Qualunque, siamo tutti sotto muscolotensione. Questa è fisiologia e neurologia. Non è mai stata detta, non è mai stata riconosciuta, non è mai sotto gli occhi, perché in fin dei conti le cose ce le abbiamo sempre sotto gli occhi, come vedrete un sacco di cose sotto gli occhi in cui voi dentro vi meraviglierete nello stesso tempo. Gli effetti si riscontrano oggettivamente e soggettivamente dopo qualche minuto e risulta appunto applicabile a qualsiasi. Parto non a random, potrei partire da altre cose. Parto dall'armonia occhi-denti-postura, perché è un'autostrada che è a infinita, dove ci sono tre recettori, quattro recettori che si interfacciano fra di loro, non è che comunicano fra di loro, ricevono informazioni, si interfacciano, comunicano e rispondono e ricevono informazioni dall'elaboratore. È pazzesca questa autostrada. Infatti sono collegati fra loro muscolarmente, strutturalmente, neurologicamente. Questo nessuno lo può obiettare, anche se ci sono fiori di professionisti che lavorano in vicinanza di piani, quindi il dentale e il visivo, ma non riconoscono queste connessioni. Io non capisco, pure madre natura, il trigemino e tutte le altre cose sono lì scritte. Alterata funzionalità del piano orbitario. Cos'è il piano orbitario? È il piano dove appoggiano i bulbi, gli occhi. Lo vedete? È questo piano qua, che sto indicando. Da cui poi ci sono i muscoli che si attaccano nella cavità orbitaria, non nel cranio. E gli occhi sono alloggiati, non sono messi lì che sballonzano. Quando noi facciamo un'espansione palatale nei bambini, noi allarghiamo il palato. Il palato, se ogivale dall'altra parte, sopra, è il palatale, è quello lì, è il piano orbitario. Quindi noi quando espandiamo quello, espandiamo il piano orbitario. E i bulbi? È una cosa che si deve fare, anche mia figlia la fa. Però se noi lo facciamo lentamente, io attenzione, io quello che vi sto per dire, di tutto ho tutta base scientifica, perché io lavoro in multidisciplinarietà, quindi io lavoro costantemente a fare formazione a dentisti, osteopati, fisioterapisti, fino a martedì io ero a fare formazione, informazione a un gruppo di dentisti, eccetera, perché queste cose non sono conosciute. Qui non è soltanto comunicazione di vicinanza, ma comunicazione proprio strutturale, neurologica. Spesso ci sono degli apparecchi con la chiavetta, questi apparecchi hanno una vita di un passo di 0,6 mm. A volte queste espansioni vengono fatte lentamente, quindi l'espansione è dolce e c'è questo allargamento del piano orbitario che lui riesce a integrare lentamente. Integrare la posizione nuova dei bulbi che si allargano e integra lo spazio e riesce a coordinare i due recettori per lavorare insieme. Se lo facciamo piuttosto bruscamente, lui ha difficoltà a stargli dietro. È come un programma che immediatamente tu lo resetti, ma i dati che avevi prima fa difficoltà a essere pescati. Quindi se noi, questo qui è un centimetro, come stavamo commentando proprio martedì con i dentisti, questo è un centimetro, se viene fatto in poche settimane, pam,
gli occhi fanno fatica. Infatti io, mercoledì, ho visto un ragazzo che ha avuto due effetti. Uno, una brusca apertura ed è cresciuto di 6 cm in 3 mesi. Quindi già madre natura l'allarga di colpo. Più gli facciamo questo, quello era il sintomo, mal di testa, difficoltà a studiare, visione un pochino sdoppiata e preferisce stare al buio. E non si capiva perché. Certo che capisce perché. Perché fa fatica a integrare degli informatori. E quindi cosa succede? Fatica nello studio. Ne ho visti parecchi di questi, parecchi. Parecchi. Mi fanno fatica a studiare dopo avere le cose. Confusione. Quello io li chiamo il lost in space, no? Lo sguardo che è, per cui fai fatica a mettere gli occhi non sul piano, ma a elaborare delle informazioni, perché i due recettori è come se non si incontrassero, è come se l'elaboratore facesse fatica a gestire. Quindi questa è una cosa importante. Non è che noi non dobbiamo fare l'espansione palatale, la dobbiamo fare, l'ho appena detto, mia figlia l'ha fatta, l'ha fatta, eccetera. Soltanto che ho parlato con il dentista e ho detto cerchiamo di fare una cosa lenta e monitoriamo chiaramente questa cosa, come se noi monitorassimo la crescita, perché c'è una crescita, già un'espansione, non in lunghezza, il crano si allarga e alto. Molti sono coloro che hanno mal di testa da queste forme o tensione, quelli coloro che si crescono spesso, li vediamo sempre più curvi, perché c'è la crescita ossea, ma la crescita muscolare è molto più lunga, più lenta ad allungarsi, quindi c'è dolore muscolare e tensione muscolare, infatti sono chiusi il primo momento. Ma è evidente che questa è una crescita che nonostante tutto madre natura organizza. Se noi la facciamo artificialmente in un tempo ristretto, ci risulta più difficile. Guardate un po'. Questa è una signorina, questo è il diametro verticale mandibolare, poco più, poco meno, come vedete, di circa 25 mm, eccetera. Porta i suoi occhiali, questo qui è il suo occhiale con sopra il mio riprogrammatore visopercettivo, cioè uno di quegli occhiali, adesso non guardate questa roba che è bruttina a vedersi, ma è il concetto. Nel giro di pochi minuti lo stesso giorno, questa non è una ricostruzione, ha guadagnato parecchi millimetri. Quindi vuol dire che la ATM, l'articolazione temporomandibolare, la cerniera, era contratta, ma non per un problema qua, perché il sistema e la disfunzione visiva, lungo la via trigeminale, creava chiusura. Quando siamo andati a riprogrammare nel giro di pochi minuti, quindi vi ricordate il bambino che entra alla luce, che crea una nuova percezione, elaborazione nella direzione di non creare una contrattura, ma di un rilassamento e di un'armonizzazione di quelle funzioni, ecco che immediatamente la TM si sblocca. Ma quanti sono quei soggetti che hanno una TM bloccata e si guarda sempre solo qua e si fa un bite solo per questo? E non si capisce che la TM è bloccata dal sistema visivo su. Tanti, ma se non ovviamente non relazioniamo a quanto vi ho detto prima, la TM rimane bloccata, si blocca di più, o si serra di più la notte, si digrigna, o si va in seconda classe, cioè mento arretrato, no? E magari fanno dei lavori per tirare fuori la mandibola. Perché ovviamente i massettelli si chiudono sempre di più, si gonfiano, in alcuni casi abbiamo un'articolazione contratta simmetricamente con una leggera latera deviazione con lo scatto. Non vi sto dicendo che tutte sono così, ma spesso, spessissimo, ci sono delle articolazioni, quindi una ridotta libertà dell'articolazione temporomandibolare a causa del piano superiore. Però la maggior parte di noi fa lavori elaborativi, cognitivi, di lettura, non siamo in mezzo ai campi. Capite dov'è il concetto? Che è sempre più diffuso per questo. Perché le disfunzioni ci siamo tutti dentro, perché come mi diceva l'altra sera il medico, pensandoci è un protocollo di indagine, sto parlando, che tutti dovrebbero essere sottoposti, cioè certo, perché chi non ha una disfunzione prima o poi ce l'ha, se continuiamo a fare questo tipo di applicazioni, cioè elaboriamo informazioni che sono prettamente visive, perché poi come vedrete queste elaborazioni portano in contrazione. Quindi muscolotensione, la muscolotensione arriva qua, qua, ed ecco la chiusura, il cambio della catena anteriore e così via. Questo è un altro ragazzo. Niente, è sul dispositivo riprogrammatore. Guardate quella, guardate la mandibola.
Questa è la mandibola, adesso faccio partire. Guardate com'è lato rodelia, verso destra. Come scende? Non è una cosa che lui fa apposta, questo non la controlli, eh? Cioè una contrazione della TMM asimmetrica. Dopo qualche minuto, è rimasto lì, ancora ma molto meno evidente, è quasi verticale, è poco apprezzabile, mentre di là ha una lato di deviazione di 2,5 mm, qui siamo poco più, poco meno di un millimetro, pochi minuti. Però si potrebbe fare un lavoro prettamente sulla mandibola, lavori strutturali e altro. Poi pensate alla muscolotensione, a quanto può cambiare i precontatti, perché la mandibola incomincia a lavorare praticamente. Eppure questo, cioè, c'è poco da dire. Cosa è stato fatto? Toccato, fatto, manimorfolato? È il sistema visivo, perché abbiamo messo una nuova elaborazione davanti al sistema visivo, che ha sbloccato la TM. Finita lì, eh? Poi possiamo parlare giorni e giorni su quali sono le connessioni, ma non è il caso. E sono gli effetti, le connessioni. Per quello che vi dicevo prima, ci sono connessioni neurologiche e fisiologiche tra questi qua, compartimenti, ma non perché siano vicini, ma perché sono connessi. Pensate al benessere come comincia a cambiare. Allora, possiamo dire che tutto occhi e 10 decimi vista? Riduttivo, è come guardare, fare un esame come se qualcuno vi valutasse dal buco della serratura, anzi il buco della serratura dà un po' più di luce, proprio un buchino. È proprio riduttivo il concetto per cui una valutazione è solo quella, è ben altro, il sistema visivo è un sistema visio-percettivo, quindi un'espansione, come lì c'è una serie di concetti, l'altro riduttivo, non c'è nessun concetto da quel buchino, cosa vedi? Niente, qui capisci molto di più, tanto per dire. Perché ci sono un sistema visuo-percettivo e delle abilità che poi ovviamente formano il compartimento visione. Molto breve, proprio molto breve, perché l'ora non può. Bulbo, palla, due palle, due bulbi, che sappiamo tutto, che hanno la loro caratteristica clinica. E qui apro una parentesi importante, signori. Io sono un optometrista, non sono un oculista, non sono un medico. Ma il primo passo fondamentale è sempre la classica approach. Andare dal medico, dall'oculista, per valutare la parte clinica, l'integrità ovviamente, della salute dell'occhio. Sì, è chiaro. Poi ci sono questi aspetti funzionali. Che ovviamente la competenza medica, proprio per formazione, non li conosce, non li tratta. Se no, staremo qui a parlare dell'aria fritta. Però, dato che i due bulbi sono organizzati chiaramente dall'elaboratore, come noi sappiamo, le immagini vengono fuse, perché non è che arrivano, ma è elaborate nel mesencefalo, le prime stazioni, eccetera, eccetera, da un sistema. Per cui diciamo che gli occhi sono l'estroflessione del cervello, cioè gli occhi sono la finestra del cervello, ed è vero. Per cui qualsiasi cosa, colore, altro, eccetera, via, viene vista fondamentalmente col sistema visivo. L'80% di informazioni che noi recuperiamo dall'esterno, sensorialmente, è il sistema visivo. Allora, le vie neurologiche ne abbiamo due principali. Quella che cosa? Che risponde alla domanda che cos'è? Scusi signora, che cos'è questa? È una R, brava. La vista e risponde a una discriminazione, riconosciamo una forma, e sono le fibre parvocellulari, cioè quelle attraverso i quali noi facciamo l'esame della vista, 10 decimi, attraverso i quali noi ci vediamo nitidi, attraverso i quali noi facciamo la maggior parte delle cose nel giorno, leggiamo, poniamo attenzione, discriminiamo i particolari. Poi ci sono delle altre fibre dove, cioè dove la relazione dello spazio, la localizzazione degli oggetti, dove siamo noi nello spazio e ci permette di interagire, di muoversi, di fare una programmazione motoria. Se qualcuno di voi adesso si alza per andare a casa o altro vuole andare in bagno, fa una decisione volontaria, me ne vado in bagno o altro. Tutto il resto è tutta una programmazione automatica, motoria. Il movimento, lo scansare, l'evitare certe persone, eccetera, aprire la porta, andare via, questo genere. Ma questo lo fa vivendo e ripercorrendo e ovviamente relazionandosi con lo spazio, perché noi stiamo bene,
non abbiamo problemi, ma pensate a quelli che lo spazio lo vivono diversamente e hanno difficoltà già a stare in piedi così e sono instabili. E non sono rari, perché vorrei vedere quanti tra di noi ad occhi chiusi o stare in stazione retta con i piedi un po' avvicinati sono stabili. Ecco le linee neurologiche del che cosa. Riconosco le lettere, i colori, la discriminazione, in particolare il dettaglio. Le vie neurologiche dove, le magnocellulari, sono quelle che hanno relazione con lo spazio. Giochino. Fissate questo punto qua. Che succede? Hai quattro cerchi? Si muovono. Ma si muovono veramente o no? Adesso fermi. Ma quando li fissa? Sono fermi o si muovono? Si muovono e stanno fermi. Ci sono belli distrutti. Allora, questo giochino, che è un giochino semplicemente così, geometrico, dato dei colori. Se noi fissiamo qua, noi fissiamo quelle altre cellule, quelle della fissazione, quelle della discriminazione, del colore. Il contesto della figura ci fa vedere il resto con la visione periferica, che ci dà ovviamente l'effetto del movimento quando non si muove, ma questa è una contestualizzazione fra il centro e periferia. Noi continuiamo a fare la vita di tutti i giorni contestualizzazione tra centro e periferia. Quindi l'elaborazione dello spazio è un processo molto importante della visione, che segue anche una legge fisica, ma non perché gliela buttata dentro perché ci sta bene e fa una bella figura, cioè che lo spazio è uguale a velocità nel tempo. Spazio che noi viviamo, che noi percorriamo, entro il quale noi ci muoviamo e programmiamo, ma un'alterazione della percezione di questo spazio interferisce ovviamente con la percezione del tempo, la quale ovviamente dà un'interferenza nell'espressione del movimento, della programmazione del movimento. Quindi se c'è un'interferenza, il tempo ne risente e la nostra reazione, azione, programmazione è più lenta o potrebbe essere più veloce di quella che può essere, di solito è più lenta. Ed ecco che, come abbiamo detto prima, di tutto quel pacchetto di funzioni non è che alcune noi le scontiamo e le mandiamo via, però un bello zoccolo importante è la consapevolezza ambientale, periferico ambientale, che ci dà capacità di fissare. Cioè, quindi, se io decido di fissare una di voi, chiaramente la prima cosa, che cosa mi dice? Io indirizzo gli occhi sulla signora, ma perché prima il mio sistema periferico ha agganciato la signora che dice alla parte centrale dove andare a fissare e convergere. Esattamente al contrario di quello che si dice, cioè che prima io convergo, quindi indirizzo gli sguardi e poi tengo conto della periferia. Quando noi leggiamo, la periferia anticipa le parole prima, se le aggancia. Infatti la lettura veloce e fluida è quella attraverso il quale noi scorriamo lungo la riga, perché con la periferia agganciamo la successiva, agganciamo il fine riga e agganciamo l'inizio riga per arrivare alla riga e non perdere il segno della riga e così via. E così nel movimento, nell'anticipo, nella direzionalità. Voi pensate soltanto alla guida. La guida non è una cosa per sé. Oppure siete in mezzo alla folla per evitare al supermercato qualcuno che viene addosso e vi dà il carrello. È la visione periferica che ci dà questa, che ci dà il movimento, la decisione del movimento e di dove indirizzare. Ma se facciamo un lavoro dove tutto il giorno noi fissiamo in un'area molto ristretta il computer, la carta, eccetera, la visione periferica non c'è. Quando leggiamo e scriviamo, occupiamo della lavagna, o se voi doveste prendere degli appunti qua, voi tenete in mezzo questo pacchetto di funzioni, non solo vedo il nitido della lavagna. Guarda, i bambini ogni giorno, quando sono a scuola, tengono dentro questo pacchetto di funzioni. Quindi quando devo vedere un bambino, non posso non valutare queste funzioni per sapere esattamente com'è il suo processo elaborativo e quanto magari qualche interferenza lo inchioda o tutto il giorno deve tirarsi delle catene, delle ancore per studiare, eccetera. E poi tutti quanti siamo anche pronti a cominciare a dargli qualche bollino addosso, che è distratto, che è così, non usa altri termini, che potrebbe essere distratto o altro. Perché l'attenzione visiva, ad esempio, da che cosa è data? Dalla capacità che uno ha nel porre l'attenzione appunto visiva, che non è data solo dall'argomento,
ma nel mantenere quello, quindi di coordinare lo sguardo, gli occhi, e di trattenere lo sguardo su quel punto di attenzione, come io trattengo questo. Nel momento in cui non ho più la capacità, l'autonomia dell'attenzione visiva, lo lascio andare e quindi giro lo sguardo. Sei distratto, certo, devo riprendere il discorso, mi sono perso certe cose e via. O alzo lo sguardo. Perché? Perché non riesco a trattenere questo. Quindi ci rendiamo conto che per, prima di dire che mai non hai voglia di studiare, che sei dislessico, sei questo, sei quell'altro, bisognerebbe analizzare un certo tipo di pacchetto di funzioni visive che sono preposte proprio per fare questo. Perché non sta leggendo il romanzo. Noi gli stiamo chiedendo di capire, comprendere e apprendere. E attraverso cosa? Il sistema visivo. Poi magari gli facciamo dei test per vedere se è in grado, no? Di apprendere e comprendere. E quei test sono visivi. Ma per me qualcuno me lo deve spiegare. Come dire questo? I test per capire se è in grado di apprendere e comprendere o che quoziente intellettivo ha, se è dislessico, se altro, ma sono test visivi. E non abbiamo testato le funzioni visive. Mi capita di vedere bambini certificati 3 volte dislessici. 3. E non sono dislessici, ma hanno una disfunzione visiva. C'è una sottile linea con un capello tra il vero dislessico, che io non tratto, perché se mi rendo conto che un bambino è dislessico, un vero DSA, ha delle funzioni visive che sono a posto. E io farei un danno se lo trattassi, nel senso che lo parcheggerei per parecchio tempo a non fare niente, perché non avrebbe nessun progresso. Alla stregua, se tratti uno come dislessico, ma invece ha delle disfunzioni visive, non gli fai niente, perché gli devi chiaramente mettere a posto le funzioni visive. Però peccato che i test sono di tipo visivo. E allora come fai a discernere? Quindi quando uno legge in modo non fluente, dici che è così. Aspetta, ma come avviene la lettura? Attraverso un meccanismo. Allora, analizza il meccanismo della lettura e poi mi dici effettivamente se è così e cos'ha. Oppure se prima mettiamo a posto delle funzioni, poi fai un altro tipo di valutazione e trattamento. E siccome noi siamo tutto il giorno sotto una legge, che è quella dell'input visivo, che entra dentro, non come solo immagine. Input, elaborazione, devo rispondere, devo scrivere, devo rispondere a una mail, devo fare il lavoro, devo imparare. Creo un'elaborazione centrale, a cui c'è un output, che è il movimento. Quindi l'input può essere... che non so, qualcuno mi attraversa la strada, allora io ho un output, cioè lo scanso. L'input sono la quotidianità, ma sono elaborazioni visive. E quindi un'alterata relazione tra quelle fibre centrali, vi ricordate quella della discriminazione del colore, e quelle periferiche, crea chiaramente che cosa? La famosa disfunzione. Perché c'è un eccesso di utilizzo di elaborazione visiva a confronto chiaramente della visione periferica. L'eccesso di utilizzo delle fibre centrali lettiniche porta alla catena anteriore, a questo, a chiudere. Io adesso sto esagerando, si chiudono le spalle, si incassa, dolori alla parte qui, spesso si serra. Perché? Perché le fibre centrali retiniche, quelle appunto della discriminazione, arrivano al mesencefalo e producono muscolo tensione, hanno un input di contrattura. Ecco perché vi dico che tutti noi che facciamo un certo tipo di lavoro attentivo, cognitivo e lavorativo, siamo così. Chiedetelo a quanti, non so se già voi durante la giornata mentre lavorate sentite contrazione, spesso serraggio o altro. Non è solo la posizione, signore, perché usiamo il sistema visivo in questo modo. Se usiamo il sistema visivo facendo cose all'aperto, sempre di cognitivo o altro, questo non l'abbiamo, perché l'aperto ci obbliga a relazionarci con lo spazio. Se stiamo in movimento, in guardiaboschi o qualsiasi altra cosa, anche se usiamo il cervello, se siamo fermi e altro, noi della relazione con lo spazio non ce ne frega niente, purtroppo, perché lui è concentrato a usare la visione centrale, quella elaborativa. Ed ecco che andiamo in catena anteriore, perché abbiamo una catena posteriore dell'estensione che è legata alle fibre periferiche. Se stimoliamo le fibre periferiche, noi ci apriamo, andiamo in estensione, compensiamo ovviamente questo. Se voi mettete un paraocchi, 2 cartoncini, vi sentite subito in chiusura, perché togliete le informazioni periferiche. Ma quando noi studiamo, leggiamo, spesso
Voi in questo momento state guardando la periferia? No, perché lì è buio. Qui c'è la vetrata, effettivamente non importa. È chiaro, non importa, non c'è questo stimolo. Ecco che il protocollo che io ho ideato è un protocollo che prevede una valutazione particolare visiva, dove, come vi ho detto, è importante chiaramente, sì, i 10 decimi, ma non solo, insomma. Quindi un'indagine su tutte le varie funzioni, dove l'approccio è multidisciplinare, ho voluto far disegnare, è andata fuori così, insomma, no? Come ho detto, che gli occhi sono una finestra del cervello, eccetera, diverse discipline dove chiaramente la cosa migliore è perché attraverso la competenza specifica di ciascun professionista si raggiunge, si ottiene la più efficace risposta al problema. Come diceva Graziella, ovviamente, nessuno, né tutti siamo assolutamente importanti. È un gioco di squadra. Però in questo gioco di squadra è importante avere, come dire, no, i punti salienti, i cardine di come Madre Natura ci ha fatto. Voi potete dire, ma chiunque può mettere opinabile il mio metodo di educazione. Io non sono venuto qui per far pubblicità al mio metodo di educazione. Io sono venuto qua per gettarvi dei concetti nuovi, che mi stuzzica di più invece. Uno può opinare il mio metodo di educazione, quello mi interessa, ma i concetti che Madre Natura ha fatto, la fisiologia e la neurologia, non sono opinabili. E le connessioni. La difficoltà di lettura, studio, legata a disfunzione visiva, l'attenzione, certe chiaramente fatiche, frustrazioni, come abbiamo detto noi, il fatto di distrarsi, essere un lost in space, come si dice, sono estremamente correlate. Ci sono parecchie situazioni, io ho molto arricchito con questi disegni che mi sono fatto fare da un disegnatore, da diversi disegnatori, perché preferisco spesso certi concetti espressi sul disegno e altri in fotografia. Questa è una vera, vedete, il gomitolo, una vera confusione che il soggetto ha. Ma spesso, attenzione, riflettete, si bypassa quando mamma legge. Quindi quando entra dal canale uditivo, l'apprendimento è migliore, come spesso. Allora devo dire che è il canale visivo che ha qualcosa da essere intercettato, eccetera, perché il bambino memorizza e comprende meglio. Banale, eppure. L'efficienza visiva vuol dire chiaramente studiare, non far fatica, avere il tempo naturale per svolgere questi compiti, apprendere con soddisfazione, rispettando delle regole di igiene visiva, posturale, in certe condizioni, per avere anche un'autostima, perché purtroppo nei bambini quella che incomincia ad andare sotto è l'autostima. Perché sì, ma io sono diverso dagli altri, mi incazzano, scusate il termine perché ci vuole, per me è concesso, grazie a te. Concesso, anche l'orario, cioè, perché spesso tutto il giorno. E poi cose che abbiamo sotto gli occhi ci sfuggono sempre. Io di questi incontri, non questo taglio, di taglio molto, molto più soffro, ne ho fatti 53 nelle scuole di Milano e provincia, per parlare non del mio metodo, ma dei concetti base che abbiamo sotto gli occhi, come potremmo aiutare i bambini a costo zero. Quindi io lavoro anche nel mio sistema di riprogrammazione per destrutturare e riprogrammare un atto motorio, tipo questo, la presa della matita, che spesso è assolutamente sbagliata, ce l'abbiamo sotto gli occhi un sacco in tanti, che è così, non tridigitale, a pugno, questo è un atto motorio fine, noi pretendiamo che prima di tutto si scriva bene, in corsivo bene, poi magari diciamo che è disgrafico, disortografico, perché? Ma non guardiamo come viene gestito quest'atto motorio, come se io valutassi in fin dei conti, che devo dire, ma lei non ha dipinto molto bene quella parete, effettivamente, e certo, aveva, per modo di dire, degli attrezzi che non erano adeguati, questo è un attrezzo per scrivere, ma fondamentalmente questo è l'attrezzo per scrivere, guidato da un sistema motorio fine tridigitale, però siccome non è evoluta questo tipo di situazione, noi passiamo da un'impugnatura grossolana a un'impugnatura chiaramente fine, cosa comporta questo? Che l'impugnatura grossolana, il dito, la falange ostacola, che cosa? I due recettori che devono, non guardare il fine, controllare la formazione della parola, controllare che l'allineamento e la coordinazione motoria della matita sulla riga, dentro le righe, dentro lo spazio e l'incolonnamento. È chiaro che se i due recettori non lavorano insieme, lui fa fatica, perché
tutto il sistema è stato programmato perché madre natura ci ha fatto due occhi, due recettori, che devono essere coordinati binocularmente. Binocularmente! È la punta di diamante dell'evoluzione delle funzioni visive. Se non lavora binocularmente, questo qui controlla l'altro, non può, si ferma sul dito. Stiamo allenando questo ragazzo a lavorare principalmente con un recettore, a sganciare la binocularità, poi magari dopo un po' ci accorgiamo che ha un occhio un po' mio, un po' stigmatico, un po' ipermetropo, un po' diverso, un po' pigro, e lo correggiamo normalmente. Ma tutte queste cose non le facciamo. Non passiamo dal fatto che la neurologia deve amministrare due recettori nello stesso modo, perché due recettori non danno soltanto la visione stereoscopica tridimensionale, ma è un arricchimento di queste integrazioni. Non è un occhio più l'altro, una foto più l'altra, che noi le mettiamo una sull'altra. È un'integrazione sensoriale, anche perché un recettore ha questo campo di percezione, e qui manca tutto, e l'altro ha questo campo. Quanti amministrano un recettore e poi si trovano posturalmente ruotati? Perché? Perché lui vuole, gli può tollerare questa mancanza di percezione? Ecco che cosa fa. Ruota la testa e il piano scapolare. Quanta gente c'è in giro che va in giro così? Quanti? Che sembrano sordi da un orecchio, invece stanno gestendo lo spazio e sono instabili, perché non riesce a gestire questa cosa qui. Ma poi l'occhio pigro ha una difficoltà nel gestire il recettore, che diventa pigro perché non viene amministrato. E quindi queste cose noi ce le abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, maestre incluse. Come si può scrivere così? Quest'occhio sta controllando la punta? È una ricostruzione questa. Questo è un dato di fatto. Sta impugnando bene, ma troppo vicino. Però è vicino. Guardate questa impugnatura grossolana. Non può formare un arco motorio fine. Poi noi da un arco motorio fine degli occhi, che si devono muovere finemente, perché i movimenti oculari sono fine di scorrimento nella riga, per cui più il movimento oculare è fine, più la lettura è sciolta, più è fluida. Non può coesistere con un atto motorio grossolano, c'è un conflitto. Guardate questa bambina quanto deve scavalcare queste dita, sta lavorando con quest'occhio. Oppure ruotiamo chiaramente il foglio e incliniamo la testa, che la testa asseconda questa. Signori, questi non sono atteggiamenti messi là, perché il cervello sta elaborando. Elaborando vuol dire studiare, apprendere, elaborare informazioni, perché le parole messe così non servono a un tubo. Non hanno significato, sono i concetti che hanno significato, e noi li decodifichiamo attraverso il sistema visivo. Ecco perché il sistema visivo e la lettura è un sistema viso-cognitivo, viso-percettivo. Ed ecco perché quando ci troviamo ad allenare dopo un po' di tempo, noi abbiamo un occhiale, una diversità, o abbiamo una percezione periferica nulla, che appunto ci toglie la relazione tra inizio e fine riga, ogni volta noi andiamo con la stampella, cioè col dito, anche con, se a questa età il dito non ci dovrebbe essere, la lettura dovrebbe trovare il segno, mantenere il segno attraverso i movimenti fluidi. E quando poi ci alleniamo a stare molto tempo così, assecondiamo con un foglio inclinato, la testa inclinata, quando poi diciamo a Johnny, in questo caso, stai dritto, sto dritto, Joe, stai dritto, sto dritto, Joe, ma stai pazzo, così io sto male, così sto bene, perché ha alterato la dismetria percettiva, carica da una parte, la spalla, l'aspetto scheletrico com'è, normale? Caricherà su un'anca, su un'articolazione, metterà un piede in una parte. Ve lo immaginate camminare e correre come fa questo? Qui non c'è da ridere, questo è tutti i giorni, qui a tonnellate ne troviamo. E poi quando va avanti incomincia a dire, ho l'anca un po' logorata, il menisco, i legamenti, la caviglia che la butto così, che faccio spesso, prendo delle distorsioni, una supinazione del piede. Il sistema visivo comanda, come si fa a camminare bene con un sistema visivo percettivo non in bolla? Non appoggiamo la schiena, mettiamo le gambe sotto il sedere, ma queste sono cose non ricostruite, questi sono atteggiamenti spontanei. Qui ci mettiamo nel mio studio, dove io quando vado tutti i bambini li metto al banco, chiaramente devo osservare gli aspetti comportamentali, non posso metterli sulla poltrona messi bene e valutare certe cose quando quello è un attimo della loro giornata che non ritorna mai, perché tutto il giorno sono così. E qui il sistema visivo va valutato nella sua asimmetria e dismetria, perché qui leggiamo, altrimenti noi andiamo sempre a leggere un sintomo,
e non capiamo mai, perché la miopia, l'astigmatismo e tante altre cose sono dei sintomi. Sono le cause, stanno qua, ma queste noi le possiamo mettere a posto. È chiaro che poi da svogliatezza abitudine diventa necessità. Mi devo stare in questa posizione perché vedo meglio. Mi sto assuefando a quelle condizioni. Guardate come sta. Oppure chiaramente questo ha partito in questo modo. Io man mano che andavo a dettare, lui si avvicinava. Quindi stiamo replicando un atteggiamento abitudinale. Quello che facciamo normalmente a scuola, e non li abbiamo sotto gli occhi a scuola, poi magari a casa stanno più dritti perché noi diciamo stai dritto, stai dritto, stai dritto. Però è chiaro, il banco di allenamento è a scuola, anche perché a scuola sono i processi attentivi e cognitivi più preponderanti che non a casa. A parte il fatto che si calca, oppure ci si chiude in una situazione del genere. Voi guardate quanto è vicina rispetto a un'impugnatura dove il non è tridigitale, ma in questo modo, quindi abbiamo il medio che di spinta verso il basso e quindi una stanchezza dell'avambraccio che poi fa male, che si devono interrompere i dettagli nelle copiature, eccetera. I mancini, grande cosa, nel senso che bisogna fare attenzione, dobbiamo avere un po' più di osservazione. Guardate questo mancino, oh, è angolato forte, eh? Immaginate le spalle e il tronco. Ma con questa impugnatura qua, com'è possibile vedere la punta della penna? Questa. Voi pensate che l'altro occhio stia lavorando? No, perché l'altro occhio c'è il septum nasale, cioè il divisore nasale, che lo blocca. Perché a questa angolazione, questo occhio qui, il destro, non può vedere, sta guardando con questo. Queste sono le impugnature. Questo ragazzo, lo vedete qua, quando io gli ho chiesto leggi, leggeva così. Con l'occhio che chiaramente col recettore che è abituato a utilizzare dalla scrittura, dall'impugnatura, dalla cosa più cretina che esista, ed è sotto gli occhi di tutti. E la mamma cade dal pero, no? Dice, com'è possibile? Signora, ce l'ha sotto gli occhi. A parte che è un cazzotto, una forza calca, e quindi come pensate all'energia che dispendio, ma il sistema visivo che già è collassato perché chiaramente sta leggendo con l'occhio non dominante, col recettore che sta amministrando, col movimento della testa perché faceva così. E poi vi si fa male. Queste sono situazioni allarmanti. Quando vediamo uno che sta facendo uno o una, vuol dire che sta vedendo doppio. Sta chiudendo un recettore visivo perché vede doppio. È come se uno facesse così. Vuol dire che c'è un disturbo sonoro da una parte che lo sto eliminando chiudendo in parte il recettore. Preferisco la monocularità. Stessa cosa. Quindi è chiaro che quando impugniamo bene il trigigitale, ecco che spontaneamente riusciamo anche a stare più dritti, i due recettori lavorano con un angolo, con un'ampiezza notevolmente superiore. Ed ecco il dispendio energetico, l'automatismo, quindi una postura sbagliata. Noi la possiamo richiamare quanto vogliamo. Ma esattamente che cosa succede? Che da un atteggiamento biomeccanico inadeguato, più noi la richiamiamo e niente può essere, per cui la richiamiamo attenzione bambino, ma poi fondamentalmente ritorna dietro la propria necessità e programmazione. Noi dobbiamo sprogrammare queste cose o dare quegli ausili che possono migliorare determinate cose. Questo è un impugna facile che avrete visto, un triangolino, io li faccio fare a quintali, a migliaia, a tonnellate, perché li do, lì ce ne sono, poi a fine incontro, quando volete, potete prendere i Deplian, le brochure che volete, sia del mio metodo, sia quelli che sono, i titoli sono training visivo, automatia comportamentale, computer e visione, sono pronti per la scuola. Esiste un problema di apprendimento legato a disfunzione visiva, stressless, cioè tutti i consigli di ridurre ovviamente le fatiche legate all'apprendimento. E questi triangolini che facilitano chiaramente la presa tridigitale, dove si mettono le dita qua, così, a 2 cm dalla punta, per favorire che cosa? Favorire la visione frontale, la presa così, è una banalità fondamentalmente. Eppure esistono matite triangolari, oggi c'è una particolare attenzione su queste cose, matite con l'incavo e altro. Ma perché? Perché il bambino passa da un'attività grossolana, e siccome la biro, la matita è cilindrica e sfugge, la bisogna bloccare, la blocca nell'incavo qua.
Ecco perché parte con il pugno. Poi man mano questa non evolve. Ci sono fiori adulti che continuano a scrivere in questo modo. Poi man mano dovrebbe articolare, no? La vita. Ed ecco che viene la tridigitale, dove spesso i bambini non piace disegnare. Perché? Perché così. Voi mi dite com'è possibile riempire e contornare un disegno? Così vai fuori dai margini. Quindi sanno che il disegno fa schifetto e non disegna. Perché non riescono a essere padroni di un movimento fine, preciso. Quale ovviamente la scrittura. Infatti sono tutti quelli che così prediligono non il corsivo, lo stampatello. Fateci caso, perché lo stampatello, così, è una micropausa tra una lettera e l'altra. Il corsivo è una linea continua che collega tutte le lettere, che in questo atto motorio che collega l'avambraccio e il polso è faticosissimo. Ecco perché non viene fatto. Ed è banale. È così. Ecco che l'impugna facile. Tridigitale dà ovviamente un aiuto. Voi immaginate, questa è stata scattata da una posizione dove la testa, come si fa a controllare via? Bisogna scavalcare. Ecco che se noi impugniamo in modo corretto, si libera il campo, possiamo vedere, possiamo allineare e risulta molto più facile. Immediatamente la postura, la posizione della testa e del tronco le risentono. Così come possiamo, io destrutturo con il mio metodo delle, e ricordare un atto motorio. Questa è una bambina che ha sempre scritto così, ma c'è una ragione, c'è una forte disfunzione, uno spasmo a livello dell'avambraccio che pone, guardate un po' com'è, è messa di lato rispetto al foglio ed è in apertura del polso. Questa è nel secondo appuntamento, aperto ovviamente il viso. Guardate già come scrive, impugna sempre male, ma il foglio è molto più frontale. È stata sprogrammata rispetto a certe cose. Questi sono studi del 1946 di Darryl Body Harmon, che è stato uno dei primi a occuparsi di visione e postura. Il piano inclinato ovviamente dà una spinta a stare più su, il piano orizzontale ti porta più avanti. Non solo, certe situazioni cosa fanno? Riducono il gradiente di luminosità sul foglio e sulla pagina. Il gradiente di luminosità fa in modo che la visione periferica non c'entri e noi andiamo ancora in chiusura, perché la distribuzione della luce sul foglio, non abbiamo bisogno di luce perché i toni di grigio non fanno risaltare ovviamente le parole, chiudono la distribuzione della luce all'interno della cavità orbitale e fanno lavorare meno le fibre timiche periferiche e noi andiamo in chiusura, ci avviciniamo di più. Tra cui le mie idee nascono anche da questo, da distribuire la luce sulle fibre retiniche periferiche, proprio con quella lì. Ma tra l'altro, un piano inclinato favorisce la linearità dell'acchine. Questo favorisce una scogliottica. Quanti sono coloro che hanno una scogliosi data da postura asimmetrica? Io vedo parecchia gente che tra l'altro ho visto, questo è un effetto sensazionale, è conclamato da una radiografia, la mamma mi ha chiamato mercoledì, doppia scogliosi con cifosi, 16 anni, due gemelle, postura, quando ho visto la radiografia ho chiesto alla madre di alzare la maglietta, ho preso la radiografia mentre scrivevano, coincideva esattamente con le curve. Abbiamo fatto l'attività di riprogrammazione con il fisioterapista. Hanno rifatto la radiografia, il fisiatra ha confermato una riduzione nel giro di 4 mesi, facciamo 5 mesi, di 6 gradi. Vedete? Qua è. Questo è un dato di fatto oggettivo. Il piano inclinato. Il piano inclinato, questi sono quelli che io do ai bambini che vengono, altro, li faccio fare da tanto tempo, a parte il richiamo alla postura corretta, un altro, ma perché tutto, no, che ciò che noi facciamo, poniamo attenzione visiva, noi non lo teniamo così, lo incliniamo, un cellulare lo incliniamo, se vi chiedo leggete qualcosa non la tenete orizzontale, lo incliniamo, perché l'attenzione visiva, dice, crea il parallelismo tra il piano di attenzione e il piano facciale, è così. L'inclinazione del computer, la pagina. Il problema è quando noi non riusciamo ad inclinare, l'appoggiamo sul tavolo, lui dice ti ricordi il parallelismo perché mi è molto comodo? Sì. La testa.
stacchi la schiena ed ecco che succede questo. Invece il piano inclinato, purtroppo una volta i banchi erano inclinati, dico purtroppo non ci sono più, nel senso che bene che non fossero inclinati, ma giusto, danno una spinta proprio perché creano questo parallelismo. Se voi provate con il classico faldone o altro a leggere domani in ufficio o altro con un po' di inclinazione, voi sentite una spinta e una maggiore apertura, perché è fisiologico, non andate in catena anteriore. La chiusura in catena anteriore altera i parametri fisiologici di catena anteriore, chiusura, diaframma in alto, respirazione, ritmo cardiaco e aumento della conducibilità elettrica della pelle. E anche questa è fisiologia, non sono parole al vento. Quindi c'è un dispendio energetico pazzesco se stai lì tanto tempo a elaborare. Ecco, chiaramente questo aiuta. Questo è quello che faccio io, ma perché chiaramente una volta che faccio delle cose devo dare anche un certo tipo di ausilio, di soluzione, che sono a fin dei conti a costo zero, il triangolino, certi consigli e via. In più mi occupo a sprogrammare quando le cose fondamentalmente sono anche da riprogrammare. Ed ecco, come vi dicevo, che il piano inclinato permette questo tipo di situazione, altrimenti non abbiamo la consapevolezza lungo la schiena di appoggiarla, non la sentiamo, non la memorizziamo. Ci sono fior fiori, voi lo sapete, i soggetti femminili più scomposti, perché spesso mettono la borsa dietro qua o accavallando le gambe eccetera, che si seguono a metà del sedile e non sfruttano assolutamente il sostegno della schiena, che invece dà apertura, allontana il piano visivo dalla vicinanza, perché più noi ci avviciniamo, più convergiamo e più aumenta la messa a fuoco, che è inversamente proporzionale e quindi diventa uno sforzo. E questo perpetrato nel tempo, non mentre disegniamo o leggiamo i romanzi, produce un'attività che va verso la miopizzazione o è la progressione miopica, oppure lo scatenare di alcune predisposizioni che ci sono in famiglia, mamma, papà e zia, ad alcuni difetti visivi. E questa è la contestualizzazione. Sono i tempi di oggi. Li abbiamo tutti quanti sotto gli occhi. Ma che io faccio la lotta con mia figlia? È così, che magari c'è un ciuffo. La visione periferica non esiste. Più sei in attenzione centrale visiva, più vai in catena anteriore. Più vai in catena anteriore, più avvicini. E più avvicini. Più prendi in relazione lo spazio, più ti apri. E più hai la possibilità di allontanare. Questo è il meccanismo, signore. Purtroppo è così. E ovvio che un dispendio energetico è anche la riduzione del famoso multitasking, cioè di essere in grado di fare più cose contemporaneamente, copiare la lavagna ma allo stesso tempo sentire la spiegazione, oppure magari eccetera, prendere appunti e essere attento a tutto quello che è il contesto del lavoro dell'open space, della classe. Se noi non riusciamo a incollare queste cose, abbiamo un'attenzione visiva che è selettiva. O sto attento all'insegnante, ma non riesco a collocare quello che viene fuori, e quindi se magari devo copiare non riesco a integrare le informazioni periferiche uditiva, o altrimenti sono eccessivamente attento a tutto ciò che è esterno, e quindi se c'è Carlo che fa cadere la penna io se ne accorgo subito e quindi ho la facile distrazione. Il multitasking in un certo senso è cercare di essere attento centralmente e perifericamente, amministrare contemporaneamente più informazioni. Quando siamo alla guida è questo. Quanta gente mi dice io faccio fatica nei sorpassi, oppure quando sono in galleria, oppure quando c'è molto traffico, perché la grande stimolazione periferica che c'è e la grande attenzione centrale fa difficoltà a essere collegata. Quindi io sono attenta lì di fronte, oppure tutto un tratto, se devo essere attenta al sorpasso, mi vedo la strada che diventa tubolare, chiusa, mi contraggo, mi avvicino, stringo il volante, eccetera. E calcolo male le distanze, perché andando in questo tipo entra il viso percettivo, la disfunzione. È chiaro che un'altra cosa rende anche maggiore armonia e facilità anche lì nell'apprendimento. E quindi è chiaro che l'orientamento della relazione spaziale, la stabilità del corpo, ha a che fare con tutto quanto. La società ovviamente in cui siamo è piena di icone, è piena di tante altre cose. Quindi questa è una situazione, questa è un'altra. L'intensa sostenuta applicazione prossimale è un dato di fatto, lavorando, studiando e qualsiasi altra cosa. Come vedete, questo
è un atteggiamento che poi spesso noi possiamo vedere anche negli adulti. Adesso lui chiaramente c'è anche un grugno che è brutto così perché sta giocando alto, però è il contesto di chiusura, di alzare le spalle, di incassare, che poi molti di noi non giocando ci scopriamo mentre lavoriamo, perché l'aspetto è lavorativo, come vi ho detto, che noi non stiamo rispondendo all'amico o all'amica, all'email di un invito a cena, stiamo lavorando e l'attenzione ci porta ad avvicinarci. Guardatevi e guardate i vostri colleghi e vi rendete conto che hanno tutti la tendenza a chiudersi, perché è il cognitivo che muove queste cose e contrae i muscoli. E quindi andiamo anche coordinazione dello sport, eccetera, come abbiamo visto. Anche nei musicisti, nella riprogrammazione di cui mi occupo, c'è una maggiore armoniosità di tutte le terminazioni, di tutti gli aspetti muscolari, perché è chiaro che se sono più aperto o meno contratto, soprattutto negli strumenti asimmetrici, mi risulta molto forte. Già lo strumento simmetrico ad arco, eccetera, tipo il violino, l'arpa, cose di questo tipo, lo devo sostenere, eccetera, quindi devo avere un tocco, sfiorare la corda, ma sostenere lo strumento e l'ho spartito in posizione asimmetrica come maestro. E una ridotta ampiezza e stabilità diaframmatica nei cantanti, perché siamo in contrazione, quindi cantare in contrazione alto è piuttosto difficile, ci vuole un'apertura e un'ampiezza diaframmatica. Questi sono studenti, maestri del... Io collaboro con il Conservatorio di Milano, dove abbiamo ottenuto dei bellissimi risultati. Qual è il risultato? Che non è che mi dicono, sono più sciolta. Sì, sono più aperta. Sfioro meglio le corde, ve lo giuro. Il suono cambia in un modo straordinario. Chiudere gli occhi, suonare normalmente, in condizioni normali, destrutturare, riprogrammare, sciogliere chiaramente questo, tu senti un suono che è completamente diverso, più profondo, più intenso, ed è la stessa persona che suona. Colpi di frusta, disallineamenti della linea mediana percettiva. Una di quelle famoso pacchetto, le abilità è la linea mediana percettiva, quindi dato che gli occhi sono la finestra sensoriale attraverso il quale il cervello elabora tutte queste cose, c'è una finestra che ha una sua ampiezza e corrisponde la linea mediana con la linea mediana corporea. Un colpo di frusta, un shock, un trauma particolare, una caduta, una scivolata, disallinea la linea mediana. Qualcuno di voi ha avuto colpi di frusta? La sola? Complimenti. Ah. Chi ha i colpi di frusta? Queste cose non vengono mai indagate, per cui le sentirete la prima volta. Si sposta la linea mediana, ecco la signorina, colpo di frusta, si è presa una macchina di lato, sul lato sinistro, vertigine, nausea, non stava in piedi, mi è stata accompagnata da madre e sorella. Questo è il primo giorno, quindi guardate, questo è il filo a piombo, questa è la linea delle spalle, questa è la linea chiaramente dello sguardo. Questa è dopo un po' con il riprogrammatore, viso percettivo, è la stessa persona, qualche minuto dopo, stessa condizione, la spallina fuori, eccetera, guardate quanto è rientrata la linea mediana percettiva, questa è riprogrammazione, non l'ho mica puntellata con un paletto di fianco o altro, è lei che si è centrata perché spostando la linea mediana si tira dietro il corpo, carica più da una parte, tutto il resto, ma lui i sensori sono tutti sballati, non può essere stabile con un buon orientamento. Un po', perché la tendenza è andare da una parte, perché la linea mediana, quindi la camminata non è lineare, carica più un piede, ruota il piano scapolare, eccetera, eccetera. E il neurovegetativo ne risente. Quindi non so chi ha avuto un colpo di frusta, non è soltanto la tensione alla base muscolare, cioè altera l'ATM. Questa è la signorina di prima che aveva l'apertura mandibolare ristretta, la stessa, guardatela, eccetera, che nel giro di pochi minuti ha aperto, talmente era contratta. Stessa data, i pantaloni sono gli stessi, piede piatto, guardato così dice c'è un valgismo, totale valgismo, due plantari, sì. Questo è l'aspetto visto da sotto. E se indaghiamo le funzioni visive, se una funzione visiva magari arriva per giusta a cambiare l'appoggio strutturale, posturale fino ai piedi, può succedere? Questo è lo stesso piede, 10 minuti dopo che ha indossato il programmatore, perché vi spiego come è cambiato, perché se non vi spiego come cambia uno dice ma che caspita mi stai raccontando. Valgismo vuol dire piede piatto, ginocchia in valgismo,
Però se la persona, io sto esagerando, è in catena anteriore in chiusura, l'espressione massima è quella del chiudere le gambe, il vagismo, i piedi fanno questo. E noi abbiamo un appoggio piatto, non si forma l'arco plantare. Se io destrutturo e riprogrammo la disfunzione per cui cambia ovviamente la percezione con lo spazio, un'apertura, un'espansione, i piedi, si riduce il vagismo e si forma l'arco plantare. Questa non è un fotomontaggio, una ricostruzione, è tale. Quindi non è che tutti i piattismi sono così, ma buona parte vi dice la connessione. Ecco perché io stasera mi diverto blanciandovi queste connessioni, che sono reali. Questa è neurologia, è fisiologia. Così come questa è una signora con un piede cavo, ma talmente cavo che appoggia l'avampiede e il tallone. Guardate la callosità formata qua. È una grande lettrice, lavora tutti i giorni nel computer e quando smette in metropolitana legge, arriva a casa a legge e fa altro che leggere. Così mi è entrata. Come fa Crozza quando imita qualcuno. Così mi è entrata. La vedo un po' offuscato, penso di aver bisogno di un occhiale, eccetera. Sì, sì. Però il compagno che ha fatto un percorso mi fa, tu fai quello che devi fare. Così, non ruotava gli occhi e altro, sapete? Così, pezzo di legno. Non solo, la bocca l'apriva poco e tu sentivi una fatica terribile nell'articolare la lingua che voleva muoversi in uno spazio maggiore, perché la bocca è ristretta, con la TM è contratta, la lingua più di tanto non può muoversi, con la fatica no. Insomma, dopo un po' è andata giù di spalla ed ecco che incomincia a formarsi un arco plantare. E solo pochi minuti, la cosa è cambiata notevolmente. Un altro aspetto importante, signore, è la prevenzione, non solo l'aiuto che possiamo dare di stabilità, sicurezza negli anziani. Quindi non solo in quelli che hanno avuto un danno, perché la stabilità è importante, perché è una forte invalidità. Quanti sono gli anziani che decidono di uscire di casa e stare nel loro ambiente perché tanto rimbalzano in corridoio, tra i mobili, tra le poltrone, perché hanno un'instabilità percettiva? Ma ce la domandiamo questa, non soltanto noi dobbiamo dire anziano, ma perché anziano che cosa vuol dire? Guardate un po', 84 anni. Questo è l'aspetto. Marito me l'ha portata perché cadeva spesso e inciampava. Certo, con una tendenza dei baricentri in avanti, le spalle chiuse, in casa un'asperità di solo 2 mm, essendo poi uno portato a stare in catena anteriore, è sbilanciato in avanti, poi basta un 2 mm per inciampare e andare giù. Lo sguardo è sempre in basso, non si tiene conto della relazione con lo spazio, quindi in chiusura proprio, ed ecco che è molto instabile. Guardate un po', guardate, non si vede molto perché è bianco, il piano scapolare quanto è più dritta, qui è curva, guardate, quanto è più alta oltretutto, è aperta, è la persona di prima che ha 84 anni, sembra tirata per i capelli, ma perché la disfunzione visiva la accorciava, la chiudeva, non inciampa come prima, assolutamente, prima che continua, me l'ha detto il marito fino a poco tempo fa, ed è così, e non c'è limite di riprogrammazione di età, per questo vi ho detto che io riprogrammo il lavoro con il mio metodo, è 94 anni, questo è il limite che mi è capitato ovviamente, in questo senso. Ma è estremamente importante dare questa fiducia, perché vedo un sacco di persone anziane che continuamente vado fuori, torno a fare la spesa, vado a prendere fare i miei giri, eccetera, faccio le mie passeggiate invece di essere chiusi in casa, perché? Perché nessuno di noi farebbe i giri se fosse instabile. E quanto l'instabilità è data dal sistema percettivo, non ci avete mai pensato, ma non è colpa vostra, non ci pensa nessuno, nemmeno gli addetti, perché non si pensa a che cosa il cervello fa quando programma dei movimenti e quando sta in piedi ha a che fare con lo spazio. Ecco, facciamo un approccio. Una delle cose che mi ha colpito, poi passa il tempo, è tutto molto interessante. Finito. C'è ancora. Ah, ok. Una delle cose che mi aveva colpito è che io sono andata da lui molto scettica, in realtà ero andata per Marcello, e ho fatto anch'io il test, no? Poi dopo che ho provato gli occhiali, e ho sentito immediatamente il cambiamento, non volevo uscire di lì senza occhiali. Fa, no, ma ti rimando a casa, no, ma io li voglio subito, no? E quindi è impressionante perché l'effetto lo senti immediatamente. Ed è entrata perché non volevi nessun occhiale. E se direttamente non volevo nessun occhiale, anzi, avevo la mia bella parola di scetticismo,
Esatto, adesso facciamo qualche prova. L'ultima è finita. Ho il lavoro, sono consulente, lavoro in Svizzera in un paio di cliniche, tra cui una neurologica, cioè di riabilitazione neurologica da danno neurologico, che può essere non solo l'incidente stradale, che pazzesco signori, quanti giovani disastrati da incidente stradale, che non è solo la linea mediana, trauma cranico eccetera, mi riporta a stare chiaramente in carrozzina, non soltanto per questo, ma perché si altera l'aspetto percettivo. Cioè ragioniamo in questo senso, se io ho uno spazio incoerente, difficilmente dopo un trauma un effetto particolare neurologico ho la capacità di alzare, perché quello che percepisco è spazio instabile e per noi è difficile capirlo. Non vi sto dicendo se vedete i muri storti, ondulati, allora è difficile. Se avete un aspetto percettivo di distanza, di proporzione, di lunghezza e altro, che è diverso da quello che si ricordava una volta, perché il trauma è trauma, per cui rimane impresso cos'era successo prima, non ti alzi dalla sedia a rotelle, perché sei immediatamente instabile. Infatti io ho visto e ci lavoro, la fisioterapia fa passi da gigante e aiutiamo chiaramente i soggetti notevolmente. Abbiamo finito, questo è un soggetto, nel mio studio con la fisioterapista, questo è un giovane, dico giovane, perché sotto i 50 anni, che ha avuto purtroppo incrociato con un ictus, con un'emiparesi, fa tanto fisioterapia, fa queste cose, prima aveva un piede torto, cavo completamente che non riusciva a appoggiare, perché abbiamo stabilizzato l'aspetto percettivo, ha ancora lo sguardo un po' verso il basso, ma sta fatto passi da gigante rispetto al fatto che era inchiodato, non faceva nient'altro. Una depressione ovviamente. Questa ultima pagina nel senso che questi sono i segnali identificativi delle difficoltà legate a disfunzione visiva, soprattutto per i nostri figli, per i bambini. Cosa voglio dire? Che questi qua, se ci sono questi sintomi, chiamiamoli segnali, si può sospettare una disfunzione visiva vicino alla testa durante la lettura. Inchina la testa mentre legge o scrive, muove la testa quando legge, cioè non usa i movimenti oculari, molti lo fanno, quindi seguono con la testa è un movimento macroscopico che si perde il segno, e poi muovere gli occhi, muovendo la testa, legge usando il dito, evita gli impegni da vicino, quanti adulti, le piace leggere? No, ma non mi è mai piaciuto leggere, puoi andargli, perché è impossibile che uno non piaccia leggere, ognuno di noi ha degli interessi, un argomento che piace, moto, questo e quell'altro, cucina, eccetera, no, li evito, perché non mi è mai piaciuto leggere, ma perché sotto c'era un meccanismo che non dava quel piacere. Se non ho il piacere di stare in piedi e camminare, non mi chiede di camminare. Impugna scorrettamente, ha coordinazione motoria, confonde lettere e parole, salta, rilegge ed omette parole. Legge lentamente, ha difficoltà a ricordare ciò che è stato letto. Chiaro che se la mia concentrazione è talmente alta a coordinare gli occhi, a muovere gli occhi, eccetera, poi alla fine che cosa faccio? È come se io dicessi, devo stare attento a stare in piedi. Voi pensate che io avrei raccontato queste storielle? Mi sarei interrotto 500 volte perché perdevo sempre il filo. Per il momento in cui mi concentro sull'argomento io perdevo chiaramente la stabilità. E quindi non c'è automatismo. Difficoltà nell'anellare, inverte specularmente, visione sfocata lontano e vicino, visione doppia, mal di testa e disagio generale quando si affrontano degli impegni visivi e cognitivi. Quindi una controllatina bisognerebbe fare. Allora, grazie. Volevo semplicemente, come dire, vi ho raccontato queste cose, sono concetti molto difficili, ma non perché non ci sia in grado, perché sono di tutto nuovi, e poi sono troppo connessi altro. C'è qualcuno che vuol fare, non dico da cavia, anche la butta parola, ma è reale. Occhio alla mano, mi racconti perché vuole essere... Perché non lo so, mi ritrovo in una di quelle casistiche. Mi dica, quale? La memoria breve, quando leggo, tante volte dimentico quello che ho appena letto. Va bene. Ok, hai avuto traumi, incidenti, colpi di frusta? No. Che lavoro svolge, scusi? Io mi occupo di gestione immobiliare, sto molto al computer. Ok. Ha fatto lavori per dentali in Oncario o altro, lei di Grigna, Serra? Mi ricordo che mi dicevano che...
posso digrignare, cioè quando ero adolescente ho fatto molte otturazioni, mi dicevano lei digrigna molto i denti di notte. Va bene, quando lei lavora, lavora molto al computer e sente tensione alla base del corpo? Poi mi metto male, assumo una posizione sbagliata, porto le spalle in avanti. Ok, porta plantare altro? No, avrei dovuto portarli perché mi avevano trovato che avevo i piedi... Lei è un candidato ideale, venga! Posso fare un appunto? Tutto. Lei ha parlato sulla stessa nota. Questo mi ha causato un deficit di attenzione. Cioè, ho dormito 5 minuti. Se riuscisse qualche volta a cambiare la alzare i toni, riuscirebbe a tenere concentrate le tue almeno a me. Mi ha dato mi scuso, però non se la prenda, però non fare così. Mi scuso con lei, mi scuso. La mia tensione, perché è chiaro che io ho una tensione, no? Anche se sono padrone di questi argomenti, e questo credo che sia l'84esima cosa che faccio di questo tipo, ma è chiaro che la mia relazione che cos'è? Non è fondamentalmente nel pubblico mi trovo davanti che non in grado di recepire, perché sono concetti che sono molto ostici, fino all'altra sera parlavo con medici, eccetera, sono cose nuove e ostiche, ma sempre scientifiche. E anche purtroppo perché un occhio va all'orologio, mi scuso, quindi ho questo tipo di tirata perché se condenso troppo, perché è chiaro che non posso raccontarmi. Ho voluto parlare anche di bambini perché ce l'abbiamo sotto gli occhi, se fosse stata una platea diversa magari avrei approfondito. Mi scuso con lei. No, ma adesso per farle capire, certo. Magari sono argomenti bellissimi, interessanti. Però c'è stato un... Allora, adesso la risposta. Allora, le chiedo gentilmente di togliere le scarpe. Un attimo, grazie. Nel frattempo posso fare una domanda? Certo. Queste disfunzioni possono essere causate anche dalla ventosa durante la nascita? Da? Dalla ventosa? Potrebbero, sì. Perché praticamente tutto ciò che è... Lei ha avuto la ventosa quando è nata, il dispansore possono aver contribuito a creare delle particolari condizioni che poi alcune funzioni non sono arrivate al top, in un certo senso. Lei non ha mai gattonato. Non ha gattonato. Lei si è in piedi, ha camminato. Però ha sempre parlato. Ok. Quello... Poi se abbiamo qualche minuto si vuole comunque ascolti il suo peso corporeo, lo sente distribuito tra i due piedi o ha la sensazione di caricare più da una parte o dall'altra? Bella domanda. Leggermente a sinistra. Un po' più di carico a sinistra. Leggermente a sinistra, ok. Mi permette, scusi, apra la bocca. Ok, allora è il nuovo punto, in gazzetta, misuriamo il diametro verticale mandibolare. Allora, abbiamo un 49 mm di ampiezza mandibolare. 40. Sciolto, così. Spalle ferme, ruota il capo verso la sua sinistra. Dall'altra parte. Dov'è più facile ruotare il capo? Scusi il nome? Antonio, mi scusi. Signor Antonio. Dov'è? Prova. A destra, a sinistra, si sente più libero? A destra. Infatti ha ragione, no? Questo è il lato destro, vedete, ruota di più rispetto all'altra parte. Quindi c'è come se fosse un blocco da parte del collo a sinistra. Noi ci facciamo una domanda. Questo blocco potrebbe essere una disfunzione visiva, ce la facciamo sulla domanda, non è che siamo assolutamente incerti. Vediamo un po'. Mi diceva che il carico è un po' di più a sinistra. Apra. Sente una contrazione uguale o diversa tra le due parti? Tiro un pochettino. Ah?
Sinistra. Sinistra. Apro un po' la bocca. Vedete l'apertura ridotta. Ok, quindi lui ruota di più il capo a destra rispetto a sinistra. Guardate il piano scapolare. Vedete che è un po' ruotato il piano scapolare? Da che parte? A sinistra. Carica a sinistra, alto. Punto di domanda. Può essere una disfunzione visiva che lo crea così questo aspetto posturale o altro? Non lo so, vediamo. Ora, se lei chiude gli occhi, si sente stabile? Subito mi ha dato l'idea di... ma un millesimo di secondo di... no. Apra gli occhi. Che stabile. E adesso mi ci fa pensare... Segua questo. Mi dica se questi movimenti oculari che sta facendo li sente facili, fluidi, se sente tensione. Mi sento tensione. Tensione agli occhi, se sente serraggio mandibolare o tensione più ai denti, tensione alla base del collo, tensione sulla schiena, vertigine, nausea, instabilità. Le sto citando tutte. Questi sono i movimenti oculari, quando si indagano i movimenti oculari, adesso non li sto facendo benissimo, scusate, perché certo, sono in una posizione ovviamente in cui... Come va? Mi sembra, sempre quella a sinistra, c'è qualcosa che non torna nella sinistra. Ok, adesso guardi un pochino me, non giri il capo. Segua, mi dica se questi inserimenti sono facili, fluidi, se si sente stabile, instabile, se mal di testa. Mi tira a sinistra e mi dà un po' leggero fastidio alla testa. Da questo lato. Rispetto all'altro lato. Più facile seguirlo a destra. C'è una coincidenza, di tutta a sinistra. Allora, per la gioia del nostro pubblico che si è un pochino addormentato e annoiato, adesso facciamo una cosa più si chiama tavola di localizzazione spaziale. Non è nulla di... Allora, lei scrive con la mano? Destra. Allora, deve prendere il pennarello, come faccio io, vede, vicino alla punta, e le due braccia lungo i fianchi, così. Così. Perfetto, giù, giù, giù. Ora, questa strana tavola, ma... no, qua solo l'aspetto che è brutto. Si chiama tavola di localizzazione spaziale. Poi facciamo due ragionamenti, vediamo tutti quanti insieme. Cosa lei stia fermo, morbido, guardi questo chiodino. Sì. E mentre lei fissa il chiodino e non sposta gli occhi in giro, il pennarello gli fa un segnetto più o meno sotto in corrispondenza del chiodino. Quando l'ha fatto, giù il braccio. Senza pensarci, vada, 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 tranquillo, giù, bravo. Ora, questo, guardi questo e faccia la stessa cosa. Perfetto. Il mediano. L'altro mediano, giù il braccio, il primo davanti al viso e rimane l'ultimo che è questo qua. Grazie. È curioso? Allora, una piccola cosa, uno dice ma che caspita gli stai facendo? Gli hai coperto la mano, è chiaro che e noi sappiamo che quando scriviamo, lavoriamo, noi coordiniamo la mano attraverso il sistema visivo, no? Ed è vero, si dice coordinazione occhio-mano, di controllo, di formazione. Allora, che cos'è? Questo non misura niente, è una tavola di localizzazione. Si mette qua, non riusciamo a vedere la mano, quindi il sistema visivo non è guidato o controllato dalla mano. Antonio, signor Antonio, ha fissato tutti i chiodini che io gli ho indicato e ha fatto un segno sotto la tavola. Non ha guidato la mano, ma mentre fissava ogni chiodino, il sistema visivo dà informazioni come input di entrata da una posizione, una localizzazione, una posizione nello spazio che lui elabora e programma un atto motorio in quella direzione. Quindi il sistema visivo gli dice vai in via Verdi 22 che trovi il chiodino. E va in via Verdi 24 e così via. Voi vedete che
è tutto delocalizzato a sinistra. Quindi la sua linea, la sua percezione visiva è questa, una disfunzione visopercettiva, non è una parolaccia, tranquillo, cerchiamo di metterla a posto nel senso. La sua percezione dello spazio, è questo che vi sto adesso traducendo nelle parole, è che guarda i chiodini, e i chiodini ovviamente lo sguardo non è guardo buttato lì, elaboro, perché mi si richiede una programmazione motoria, ma dove? Gli dà un'informazione di spazio percettivo incoerente rispetto alla reale posizione. Il problema è che tutto è spostato a sinistra, perché ha una linea mediana spostata a sinistra. Lei è caduto, ha fatto un traumi così questo tipo, eccetera, se ci pensa, scivolate particolari. Può darsi che questo spesso è connesso a questo, però è evidente che il signor Antonio, qualunque cosa fa nello spazio, arrivo, ovviamente deve combattere, perché il sistema visivo gli dice di andare a sinistra e localizzare tutto a sinistra, mentre poi lui si deve compensare. Le capita una cosa di questo tipo? Mi succedeva, quando ero adolescente, a sciare sulla neve, non riuscivo proprio a azzeccarne una, cioè ho odiato lo sci. L'ultima caduta che ho fatto era verso sinistra, si sono incrociati gli sci, non riuscivo a governare proprio, a coordinare. Il mio problema era che mi si incrociavano gli sci e in genere cadevo a sinistra. L'ultima caduta ho detto basta, perché proprio ho odiato, non riuscivo ad avere la padronanza, non so se c'era qualcosa che mi sfuggiva. Ok, è stato chiarissimo. Allora, e me la ricordo a sinistra. Allora, parta da lì per favore. Scusa. Cammini da lì e torni indietro, sciolto, 2-3 volte. Mi dica se il fatto di camminare, passare attraverso la porta, le dà una sensazione di camminata lineare, di dover compensare un pochettino, addrizzare la traiettoria. Sicuramente non la sento dritta, dritta. Sento che il cervello elabora sempre per correggere la traiettoria. Quasi contro la porta. Che lato? Sinistra. Perché la sua bolla funziona a tira a sinistra. Lui va là. Se lo guardiamo un po', prego, guarda, anche i piedi compensano. Io adesso sto esagerando. Se tendo ad andare di qua a sinistra, questo piede qua tenderà ad arginare, quindi perché io devo contro bilanciare e andare dall'altra parte, quindi ha una supinazione del piede. Senti un carico differente? Devo sempre equilibrare. Questo è il mio riprogrammatore, allora io su questo posso fare 2000 modifiche, ma veramente 2 e 3 zeri, perché io lo personalizzo in entità e altro. Ne ho tirati, ne ho portati alcuni attraverso i quali io faccio ovviamente le mie considerazioni in funzione di quello che osservo. Non guardate la montatura che è brutta, che chiaramente è fatta chiaramente per questi scopi, diciamo tra virgolette, primari diagnostici. Allora, fermo, si ascolta. Vediamo se sente qualcosa di diverso rispetto a prima, dal punto di, non so, stabilità, poggio. Ah, i piedi mi sembra che... Vedrete che mi sento un po' più tranquillo sull'appoggio sui piedi, ecco. Già i piedi rispondono. L'estremità, dall'altra parte, ok. Faccia 2 passi e continui e mi dica se faccio 2 o 3 volte sciocco e come prima? Apprezza qualche cambiamento? Beh,
sicurezza nell'appoggio, cioè tutto, tutto l'insieme. La traiettoria? È lineare, la deve compensare? Un po' più lineare, sì, poco, cioè è una leggera percezione, leggera. Va bene. Allora. Ruota come prima il capo è diverso. No, c'ho meno difficoltà a girare, se non c'ho meno resistenza. Ma di qui dietro si vede un po' di cosa. È chiaro che c'è una disfunzione visiva, no? Una serie di disfunzioni visiva che non possiamo mettere a posto. Ma scusate, abbiate pazienza perché ovviamente io parlo di una cosa mia e evidentemente a parte la falsa modestia alzo, però no, nel senso lui lo possiamo manipolare ogni giorno, sbloccarlo con le mani ogni giorno, altro, e ritorna ad essere quello che è. Quando vi parlo di riprogrammazione è questa, adesso già l'avete sotto gli occhi, cioè resettato in quanti minuti? Avete visto che ha cominciato a passare al centro della porta? Sì, anche se avete la prospettiva. E questo è uno, eh? Quanto la linea trigeminale subito non spara, io non devo non partire dalla disfunzione visiva lungo i trigemini masseteri, ovviamente apre di più e quindi la sua TM si sblocca il collo che apre, è cambiato l'appoggio, si giri verso di là. Avvicinati i piedi che prima erano esatto. Là così per stare in piedi. Guardate il piano scapolare, prima era, sto esagerando, era così, adesso è più frontale allo spazio, perché è chiaro che è un aspetto percettivo simmetrico rispetto allo spazio, perché il sistema non avremo mai un soggetto che è posturalmente simmetrico se il percettivo è spostato a sinistra, perché ovviamente sarò in questa condizione e poi compenso dall'altra. Allora, rispetto a prima, come sono i movimenti degli occhi, la stabilità e l'instabilità rispetto più stop, sicuramente ho più sicurezza, più sicurezza. E tutti? Ok, giri il capo verso di me. Qui le dava fastidio, era instabile prima. No, adesso sento più sicurezza. Lei mi diceva che la sua lettura cos'era? Com'era prima la lettura? Un po' rigida, com'era? Non era. Cioè molte volte mi veniva male al collo, male alle spalle. A volte evitavo di leggere perché mi stancavo. Allora, non le chiedo di leggere ad alta voce, lega nella mente, mi dica se rispetto alla sua lettura è la sente diversa, più fluente, più facile, se la comprensione, perché vedete che l'ho dato il mio debito, per cui è già concettualmente tosto per quello che ma non per però, però. Ho detto buonissimo, via. C'è anche un problema di che mi è calata un po' la vista. Certo, ma la fluidità, l'attenzione, la concentrazione, cioè come lei può mettere gli occhi sul foglio, li sente più facile, più fluido? Sì, leggera differenza c'è tra quando gli occhiali e quando non li ho, cioè più nitido, più pulito. E non sono lenti da vista. Ok, quindi come si sente? Ho un pochino recuperato il mio tono buono. Senti, allora, vediamo qua. Adesso, senti, sciolto, ruoti il capo per come lo sente da una parte e dall'altra. Cammini. Guarda, è
come passa in mezzo alla porta. Perché il radar, che il radar non è radar, ma le relazioni con lo spazio, adesso è percettivamente allineato. Quindi l'integrazione delle informazioni periferiche con quelle centrali che danno la programmazione dei movimenti, prima c'era un conflitto che adesso lui man mano si rende conto, devo pensare alla traiettoria, compensare perché tendo a sinistra, eccetera. Immaginate quanto è stancante durante il lavoro, nei movimenti oculari, questa situazione, la tensione ad andare chiaramente in compensazione, eccetera. Si sente più sciolto? No, non la vedo convincere. No, sicuramente c'è qualcosa che è cambiato. Stai settando. Teniamo conto che sono passati pochi minuti, quindi questo è un reset, perché quello che lui sta percependo arriva al mesencefalo dritto, proprio attraverso l'apprendimento. L'apprendimento è quella cosa che non dà step ai vari circuiti, ai vari livelli, per cui dobbiamo farci un'abitudine sensoriale, effettivamente. Bene, apra la bocca. Com'è? Vengo io? No, no, qualcun altro? Non so. No, lei cos'è avuto? Allora, sono miope, ho una retinopatia degenerativa, poi... Retinopatia di tipo? Diabetica, retinopatia centrale? Retinopatia, ambedue gli occhi? Ambedue gli occhi, da quanto tempo? Un po' di anni. Grazie a tutti. Poi la signorina ha una retinopatia, quindi ha una sofferenza nella parte retinica. Poi dice che ho una mandibola estrossa. Bello scatto, con l'altra deviazione. La vedete? Sì. Ok. Cosa fa di bello? Infermiera. Infermiera. E a scuola di naturopatia. Brava! Per due. Fa la scogliosi. Si trova in... qualche disgusto che non c'è, eccetera. Sì, incidente quasi mortale, 12 anni fa. Incidente? Quasi mortale. Quindi è andata in coma? In coma, sì. In coma. Indotto, però, farmacologico. Farmacologico. Ha avuto trauma cranico? No, al fegato, mi sono rotto il ginocchio. Ci sono state cicatrici? Tante cicatrici. Le cicatrici sono ovviamente, come noi sappiamo purtroppo, una forte tensione da parte del cute, la quale porta immediatamente muscolo tensione anche, quindi in chiusura. Questo giocano molto le cicatrici, grandi cicatrici. Lei si sente bilanciata, si sente non bilanciata quando cammina, è lineare? No, questa è tutta storta. Sta sempre tutta storta. Via le scarpe. Fatica di lettura, concentrazione? Sì, la lettura sì. Serra i denti quando studia? No. Allora, ci facciamo due passi, dai. La camminata è lineare, la deve compensare? Senti instabilità al centro commerciale, al supermercato? A volte sbatto contro gli angoli. Le è risulta facile guidare? Scendere le scale? Ok, bene. Segua e mi dica se ha, se è facile, se è fluido, se è instabilità, serraggio, mal di testa, tensione, tensione cervicale, tensione mandibolare. Si gira un attimo. Potresti andare spesso.
Vedete gli occhi? Sì. Lei si rende conto, no? Di questo leggero tremolio, deve chiudere gli occhi, giusto? È stabile. Tipo tanto? Sì. Ok, quindi abbiamo... Antonio, questo è il suo regalo, il cadeau. Occhio che posizionati e indossati potrebbero dare l'effetto opposto, perché sono calibrati per cui così come possono fare, la possono anche bloccare. No, lo dico perché. La si gira verso di me. Sciolta.
Erika, se i movimenti oculari sono come prima, faccio meno fatica, un po' meno fatica. Vedete che trema meno, meno bisogno di un leggero ammiccamento in mano. Fatica. Sì. Com'è? Meglio o peggio? Meglio. Meglio? Più stabile o più stabile? Più stabile. Cioè c'è più, diciamo, meno elaborazione della stabilità, della linearità, è una cosa più automatica? Ci deve pensare meno? Deve controllare meno? C'è una sensazione forse. La lettura com'è? Non, come ho detto, non mi interessa una lettura da lei, la provi e mi dica rispetto alla sua normale lettura, l'abituale. È chiaro che se i movimenti oculari così di inseguimento banale sono più sciolti, anche che la lettura sarà più sciolta, sarà meno compensata, no, ovviamente, a parte la relazione con lo spazio e la libertà. Abbiamo visto anche, a causa Michela, quanto immediatamente c'è un reset perché ci sono una serie di disfunzioni, traumi, eccetera, che abbiamo detto, questi tutti, come qui si sblocca e quindi quanto la TM si è allargata, soprattutto non c'è questo scatto, come va? È uguale, che dice? Ma in genere io sono subito, cioè dopo poco gli occhi, invece non... Provi ancora mentalmente a leggere. Scala da 1 a 10, Michela, hai fatto 10 il massimo dei fastidi che lei ha fino a prima, eccetera. In pochi minuti, quanto questo pacchetto di fastidi, rotazione, scatto, stabilità, eccetera, movimento degli occhi è sceso? Una scala da 1 a 10. Il massimo del fastidio? Quello che aveva lei, il fastidio, il pacchetto, quindi l'instabilità, la contrazione dell'ATM, il collo più rigido, il dover pensare che... 7. Sceso di 7, è sceso, ben 30%, in quanti minuti? Oh, 5, 10, 5, dai, va meglio. Questa è una riprogrammazione, è chiaro che non è questo il goal, è la tendenza che in pochi minuti, se dovessimo lavorare con lei e strutturarla, è chiaro che andiamo a migliorare notevolmente questi aspetti, che sono di benessere, chiaramente, oggettivi, che li abbiamo qui, li tocchiamo, quindi non è un'ipotesi di... Vediamo subito, immediatamente, questa cosa qui, apertura, il movimento degli occhi, è quello che ci dice. Le gusta? Grazie. Grazie. Se avete voglia, l'ultimo. Ce la faccio passare? Sì, sì. Grazie. Marco. Piacere, Claudio. Il motivo perché vuole... Allora, io fin da quando sono adolescente mi ha fatto sempre notare che camminando cammino storto. Quando me lo dicono c'è da realizzare, è sempre così. Quindi lei compensa la parte? Eh sì, praticamente sembra sempre che da sinistra, dopo che cammino, cadute, alto, trance, serraggio dentale, che lavoro svolge? Io faccio impianti di sicurezza, vendita e collaudo. Ok, vabbè. Quelli sono gli unici piani che porta, quelli da vicino? Sì, è un grado e mezzo per leggere. Ok, vabbè, l'appoggio dei piedi come lo sento? Bene, però da piccolo avevo la scoliosi, non ho forse messo di volontaria. Camminata lineare? Io? Sì, la camminata la sente lineare, lo sente più in salto. Poi le scarpe. Thank you.
Grazie.
È più sicuro, più stabile. Di com'è, non perché la postura, cioè il Parkinson ti fa incurvare per forza, perché tutti i parkinsoniani tendono ad andare in avanti. I parkinsoniani vanno in avanti per tanti motivi, come spesso gli anziani, ma quando c'è un'instabilità si va in chiusura e quindi raccoltano. Quando uno va in chiusura sposta questo fondamentalmente, anche perché sono spesso contratti a cercare di limitare chiaramente tutta una serie di movimenti, tremoli eccetera, e c'è un'instabilità percettiva anche perché il sistema di movimento è instabile di questa, sì, cioè, e cambia il percettivo. Io ho trattato diversi parkinsoniani. Uno è una cosa eccezionale, perché da non muoversi in casa si fa 3 km per andare a prendere, fa proprio due isolati di giro autonomo, tuttora. E quello vi dicevo che il soggetto, diciamo, più grande di età, 94 anni, che appunto va in giro in questo senso, perché sogniamo tutti gli effetti, però decisamente molto più autonomo. Ok, grazie. Però mi raccomando, tutto quello che vi ho detto è chiaramente legato, che noi dobbiamo, non è un tout court, cioè io sono convinto che se noi ci prendiamo singolarmente ognuno di voi, ognuno di noi delle disfunzioni, perché vi ho detto, lavoriamo in un contesto, in una società, facciamo lavori che ovviamente fanno questo, sono solo la semplice rotazione del collo, contrazione. Più poi ci possono essere altre cose che abbiamo sentito, che si sommano e che sono all'interno del pacchetto delle disfunzioni, che sarebbe la già. Ma tutti noi dovremmo fare un protocollo semplicemente di indagine fondamentalmente, perché tale è il contesto. Se io dovessi andare in un contesto dove la gente lavora tutto il giorno in spiaggia, tutto il giorno in mezzo alla campagna o altro, abbiamo tutte condizioni di fatica, di stress diverso, ma poche disfunzioni dal punto di vista visivo, qualcosa da... Il resto ce n'è a tonnellate ovviamente.
è soltanto da selezionare. Avete visto le connessioni tra i vari sistemi e apparati, e anche una piccola dimostrazione, tenete conto anche che cioè, c'è un protocollo di indagine, non è che io lavoro così tic e tac e facciamo a mo' ci vuole proprio. Però è chiaro che l'esperienza mi porta immediatamente a vedere e a dare dei risultati, avrei bisogno di qualche indagine in più chiaramente, però questo è il risultato di una riprogrammazione di una serie di disfunzioni visive, dalla testa ai piedi. Ma poi per quanto tempo vanno tenuti questi occhiali? Questi occhiali vengono, questo riprogrammatore viso percettivo, il vero nome, viene tenuto da un minimo di 4 ore, un massimo di 8 ore a secondo dei soggetti, e mai di fila. E ci sono delle ore in cui viene indossato, on, e dei momenti in cui viene tolto, off. La parte off, rimozione, non è pausa, ma è la parte di integrazione iniziale, di destrutturazione, cambio di programma, secondo di, ovviamente, riprogrammazione, terzo di salvataggio. Salvataggio vuol dire salvataggio vero e proprio, perché noi certe cose poi le abbiamo. Abbiamo tutto un percorso di raffinamento e miglioramento e via. Forse una cosa importante da dire anche che non è che questi occhiali si portano a vita, no, ecco, si portano per un periodo e poi la cosa diventa permanente, il cambiamento è permanente. Ma grazie. È chiaro, il permanente ve lo dice già una cosa, negli esempi che avete visto sorprendentemente, perché è chiaro, vi siete sorpresi, come sono cambiate delle cose immediatamente, ma se sono cambiate così velocemente è perché stiamo parlando del sensoriale, cioè di quelle immagini che arrivano dritte al cervello, che lui resetta immediatamente, non fanno degli altri giri di abitudine, è come dire metti la mano sul fuoco, hai bisogno di fare altre elaborazioni. E apprendimento, via, pericolo, via, questo è altro. Ecco perché si parla di riprogrammazione. Ma se è tanto veloce da dare un reset in pochi minuti, è chiaro che se tutti coloro, da Antonio, Michela, Claudio, dovessero più o meno portare questi, però già da subito hanno gli effetti, che ma sempre di più amplificati e costanti. Quindi sono già in programmazione, sono in certo senso. Arriva un punto in cui dirò non hai bisogno, oppure dato l'intensità del tipo di lavoro o tra virgolette particolarità eccetera, li metti un'ora alla sera di mantenimento e uno ha tutta quella serie di benefici. Grazie.